Avevamo recuperato la documentazione che avevate chiesto, sai, per le varie osservazioni. Ok. Sì, soltanto una cosa, Antonella, se mi senti. Eravamo arrivati al riesame di quale delle osservazioni? Che La non me lo ricordo. 96, Ok, l'osservazione infatti mi torna. 96. Mi torna, 96. Bene, ok. Per cui ditemi cosa volete fare, se proseguiamo con quelle che erano tra R1 e R2 e poi volta a volta, oppure dopo si guardano quelle che abbiamo visto con la manovra stamani, che abbiamo recuperato le pratiche Sì, nel difensive, ma materiale, diciamo, riguardano più che quelli. altro, però riguardano più che altro quelle che non c'era, non avevamo le foto, eh. Quella carenza di documentazione, sì, quella Sì. categoria lì, ok. Ma io direi di procedere con quelle che, insomma, riguardavano quella fattispecie di battuta, via. Ok, Ok. dopo la 96 abbiamo Ho la 191. 100, vediamo. Sì. Osservazione 190. E sapere quella che si era detto che bisognava vederla sul posto. Ok. Aspetta, guardiamo che non me la ricordo. Scusa, Era quel Antonella, problema. dimmi. Ma ora, cioè, perché io ci avevo per esempio anche la 188 che avevamo visto con la commissione e mancano foto. Io avevo annotato forse sopra l'uomo. Sì, però. Le foto non si sono trovate. Ma infatti, Ah, dopo vanno ok, un po' tutti, eh. No, non non abbiamo avete trovato trovato la niente. fotografia di No. queste, ok. No. Perché queste erano quelle in cui mancava la documentazione, no? Sì, no, non è stata accolta in assenza di apposita documentazione fotografica e Ma abbiamo. non questa, ma non è questa che stiamo guardando ora, non No, confondiamo. dicevo, prima No, è della la 191 era la 188. 188. Ah, ok. La 188 che rientrano in quelle che avevano carenza di documentazione, ma per cui non l'avete ritrovata voi Non negli atti l'abbiamo che avete fatto, trovata. insomma, no? Il pregresso, sì. Va bene. No, ora si stava guardando Però invece la avevamo detto queste. 191. Jacopo, avevamo detto queste lasciamole da parte, quelle senza documentazione. Poi lì va presa una decisione generale. Appunto. Anche perché c'era un profilo che riguardava il discorso della ammissibilità da confrontarci col segretario anche, no? Rispetto agli Esatto. approfondimenti che vanno fatti. Però il Allora punto ci era avere. segniamo la 188 da rivedere, la 188 prima della 191 da rivedere. Sì, la 188 già ce l'avevamo segnata, no? Perché era quella per cui mancava documentazione. Ora la manovra ci dice che rispetto a tutte quelle di cui mancava documentazione per la valutazione. Alcune avevano documento d'archivio, documentazione d'archivio, Abbiamo per trovato. altre che hanno trovato, per altre invece no. Allora, per quelle c'è da porsi il problema di come tenerne conto e se eventualmente recuperare, è possibile recuperare ulteriore documentazione. Ma la 191 invece, la documentazione ce l'aveva e era dibattuta perché non sapevamo quello che fare, cioè era controversa, insomma, la questione. L'istruttoria dell'ufficio che prevedeva? È stata accolta e venivano classificati come ruderi. E vedete, queste sono le foto che sono state presentate con l'osservazione. Ma si era detto questa qui di andarla a vedere perché qui non sembrava rudere, si era detto. Sì, mi ricordo anch'io che c'era Sì, questa. infatti anch'io avevo annotato da rivedere, magari con sopralluogo avevo annotato. Sì, me lo ricordo bene anch'io. E allora questa la Cioè, mettiamo dall'altro gruppo. se non me l'avete più che ammesso altro per non si lo. capisce. Se non me l'avete No, ammesso volevo per lo. dire. Si vede che non è un rudere. Volevo dire, esatto, qui il dubbio è se è un rudere o se è Simone? un edificio. Mi sentite? No, Mi mi accendi un po' sentite? i microfoni perché sennò si sente male. No, stavo dicendo, qui il dubbio è se è un rudere o se è un edificio, no? Mi sembra questo il dubbio, che qualcosa c'è.
è fuori discussione. Quindi qui casomai l'aspetto dubitativo può essere legato a, alla classificazione. Tra le altre cose, bene, facciamoci un sopra. Tra le altre cose, Simone, una parte mi sembra più storica, una parte, no, io riesco a allargarlo. Me lo guardate un po', mi sembra un bozze, ma può darsi o mi sbaglio? Non so se potete allargare la foto, eh. Sono mattoni una parte. Questa parte qui, vedi? No, deve essere un tamponamento di un'apertura, Michela, fatta recentemente, perché c'è probabilmente, sai, tanti edifici abbandonati vengono tamponati perché sennò ci vanno. Cioè, appunto per quello mi sembra strano che sia un rudere, nel senso mi sembra che ci abbiano rimesso mano. E che sia caduto sì. Giù a rudere mi sembra strano. Sopra il luogo. Sì, direi anch'io. Poi io c'ho la 194. Ok. Mi ricordate l'istruttoria, per favore, di questa? Allora, il piano operativo l'ha classificato edificio di pregio architettonico 1 e loro chiedono che da 1 passi a edificio di interesse ambientale e noi l'avremmo accolta. Qui c'è da fare una riflessione. Interventi, considerazioni. Sì, c'è da fare una riflessione. Nella sintesi viene detto, visto che il fabbricato anche prima della sua totale ristrutturazione 2014-2017 ancora in corso di completamento, quindi probabilmente avrà chiesto una proroga, no? Mi immagino. Facciamo attenzione perché se lo classifichiamo uno, certi tipi di intervento che magari prima poteva fare e che possono essere legittimati a fine lavori o in sanatoria dopo, no, gli sono preclusi, no? Una su tutte, lo spostamento dei solai e quant'altro, se l'avesse fatto anche in parziale difformità, magari fosse stato 2, lo può legittimare, se è 1, sì, hai capito qual è il mio ragionamento? Guardiamo, facciamo attenzione su questa cosa. Ma noi gli abbiamo dato un 2, gli abbiamo dato un 2 noi, eh. Ah, è accolta, scusate, hai visto? L'ho fatto bella figura con nulla. Però non capisco perché si era messa da rivedere allora. Cioè, perché questa... Perché c'era il dubbio, essendo all'interno del centro storico di Santa Lucia, non so se ti ricordi. Ora non so, c'è la planimetria forse, Antonella, da far vedere alla commissione di Santa Lucia. Questo non mantiene valori storici come edificio. Manuele e Jacopo, ci ricapitolate, dico Manuele e Jacopo, ma anche Alberto, insomma, quelli che lo fanno più di mestiere di altri. Ci ricapitolate gli elementi, diciamo, ecco, di trasformazione, quali sono? Io e Riccardo R abbiamo imparato il tetto, questo vero Riccardo, ormai l'abbiamo imparato, si vede insomma che il tetto è modificato in modo significativo e poi altri elementi, diciamo, che sono distonici, oltre, diciamo, a quella superfetazione che si vede sulla foto a destra, per esempio le aperture, che valutazione si può dare sulle aperture?
Secondo me questo edificio, per quello che è stato realizzato, è in corso di costruzione, conserva ancora degli elementi, insomma, riconoscibili di un edificio storico. Ora, se vedete, guardavo la planimetria, sinceramente non abbiamo fatto una ricognizione storica, perché ho visto questo edificio, Antonella, ci potresti ritornare su quella planimetria? Quella ecco, del PIO. Questo edificio, che è quello con la scritta RA1, è l'edificio oggetto dell'osservazione. Io vedo che tutto il nucleo storico di Santa Lucia è due, ad eccezione di questo edificio, e dell'edificio, non lo so, insomma, quest'altro, non so le motivazioni, se sono magari nuclei originari, storici del paese. Questo non te lo so dire. Forse Roberto può darsi che si ricordi qualcosa di Santa Lucia di particolare. Vabbè, ma la domanda è, la riformulo meglio la domanda. C'è un parere? No, dicevo, c'è un parere istruttorio favorevole all'accoglimento dell'osservazione, Sì, no? Quindi evidentemente è perché avete ritenuto che gli elementi di trasformazione, pur nella, no, visibilità di ciò che c'è ancora di valore, altrimenti non sarebbe nemmeno storico, cioè non sarebbe nemmeno, no, appunto, nel patrimonio storico. Sono significativi gli elementi di trasformazione, no? Cioè, quindi io volevo semplicemente ricapitolare quali erano. Noi avevamo deciso per accoglierla. Ma come hai detto te, Manola, ci sono ancora delle cose che lo riportano a un valore storico. A me assomiglia a tanti edifici che abbiamo visto, al di là della superfetazione che l'abbiamo vista su tanti edifici e non ha dato poi quella per farli passare in due. Mi ricorda tanti edifici che avevano chiesto di essere passati in due e l'abbiamo lasciato in uno. Lasciando perdere, che sapete già la mia opinione, che per me ben venga il passaggio in due, per carità di Dio. Però, se vogliamo dire le cose come sono, mi sembra che non abbia, l'abbiamo già visti tanti edifici ristrutturati in questa maniera, che poi l'abbiamo lasciato in uno. Andiamoli a rivedere, ma non credo sia un edificio, per le cose che ci siamo detti finora, che sia un edificio da passare in due. Io condivido quello che dice la Michela, io l'ho chiesto proprio per questo, perché ci sono tanti edifici per cui abbiamo applicato un criterio differente, quindi anch'io lo vedo un po' forzato. Ora, se mi dite che tutto Santa Lucia è due, allora è giusto anche mettere tutto due, non lo so, va bene, però no, Sì, ma li ti voglio lascio. vedere gli edifici di Santa Lucia allora in due, No, però. no, ma sono d'accordo io, su quello che dici, condivido. Vi sto Io facendo sono vedere, d'accordo, premesso. scusate, vi sto facendo vedere nel frattempo come era prima dell'intervento, che ci abbiamo delle foto in archivio. Questo era come era prima dell'intervento. Vediamo nuovamente com'è ora, Antonella. Sì, aspetta, faccio le magie, aspetta un attimo. Però rimetti quella foto di Togliamo. prima che è emblematica, Anto, quella di prima, Aspetta, del prospetto principale, che si vede bene la trasformazione. Brava, fatto la mia. Questa, brava. ok? Concentratevi su questa, eh? Un attimo perché devo riuscire di qua. Cioè, ci sono state aggiunte anche delle finestre. Sì, bravo, è stato modificato anche il prospetto. Fatte le cornici intorno alle finestre, sostituite Le l'impianto. finestre più alte, tra l'altro, erano più vicine alla copertura, o mi sbaglio in origine? Cioè è stato Sì, rialzato forse leggermente. ha fatto il quadro, Simone. Che abbiano fatto il cordolo che è ammissibile
da Una rialzata regolamenti del di tetto, il legge. cordolo sarebbe il rialzamento Sì, del tetto. il rialzo del tetto, Riccardo, avviene attraverso. Ecco, si vede chiaramente perché vedete questa parte in cemento intonacato, vedete? Questo è il cordolo in aggiunta. Allora, vi dico la mia opinione. Prima di aver visto le fotografie, ero d'accordo con la Michela. Dopo aver visto le fotografie, forse mi sembra che l'istruttoria dell'ufficio sia corretta. Questa è la mia opinione. Effettivamente questo è cambiato di molto, eh? Cioè, anch'io, lo sai che anche per me è cambiato di molto. Hanno allargato anche tutte le finestre, hanno allargato. Michela, che dici? Sei d'accordo anche te alla luce delle Sì, foto? sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Ok, allora andiamo avanti. Quindi andiamo avanti con questa classificazione, ok? Sì. Che numero è, 200, Antonella? 225. Questa qui mi sa che è da fare in sopralluogo. Ora ve la faccio vedere, era quella molto controversa, che non siamo riusciti. Eccola qui. Sì, io avevo annotato infatti di fare un sopralluogo. Ok. Anch'io. Perfetto. Sì, salvo non abbiate trovato della documentazione No, ulteriore, non Antonella, abbiamo non trovato avete. niente. Era, Ok. no, forse, aspetta, Antonella, ferma. No, forse c'era qualcosa sulla vecchia classificazione di un edificio, di quello lì, della Ma qualunque. non si capisce nulla anche dal No, ecco. regolamento urbanistico, non si Perché si era capisce. guardato qualcosa, ma anche lì, vabbè. Due cinque otto mi risulta a me. Ma 258 a me risulta non accolta e non c'ho note. Forse non c'ero. Era questo. Se era da me, è stato messo uno e era controverso se dargli il 2. Se pensavo al discorso delle superfetazioni. Noi come istruttori era di non accoglierla, se non sbaglio, no? Aspetta, non la guardo. Non accolta. Ok. Questa assomiglia molto ai casi di Capezzano, per capirsi, dove abbiamo lasciato uno. A mio giudizio, è la mia opinione, ovviamente. Jacopo, ti sei duplicato. Quello che si è visto prima era il primo, Antonella, e questo è il dopo? È il dietro e il davanti. No, Ah, è il solito, no. edificio. È sempre il dopo, Michela. Antonella, ce l'abbiamo la classificazione della RU come era prima? Aspetta, ti guardo, eh. Il cordolo non è stato fatto, mi sembrava di sì, o no? No, più che altro i prospetti e le finestre chiuse sulla parte del fabbricato. Ah, ho capito, ma il cordolo sopra non c'è? Mi sembrava ci fosse anche qui.
Non ho osservato, Riccardo, dopo guardiamo quando si riguarda le foto. In genere il cordolo si distingue perché diventa una fascia intonacata perché viene fatta in cemento armato, no? Il cordolo è un getto in cemento armato e quindi viene rifinito e quindi si distingue. Se viene intonacato tutto l'edificio non lo vediamo, ma se una parte rimane stonacato, il cordolo in genere lo riconosci perché rimane invece in cemento. È un 1, nel PO è un 1. No, Ah no, ma nel Ricca, PO è un 1, scusatemi, nell'RU avevi parlato. voleva l'RU. Hai ragione, mammi, sono un attimino in crisi. Aspetta, era un B1, figuriamoci te. Era un B1? Hai le foto delle schedature, Anto, di quello lì? No, nel B1 No, no, non ce scusa, l'abbiamo. è B1, è B1, è B1. Vabbè, il B1 era l'evidenza, un errore, su questo non ci piove. Che c'ha, hai detto che si fa così? Probabilmente un errore grafico perché è a confine con una zona storica. Un errore di tracciatura della riga. No, no. No, sto tentando di vedere se c'ho delle foto, ma non è questa. No, 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 niente. No, no. Nulla, nulla. No, non ho niente. Secondo, volevo sapere questo, Manola, il prospetto principale che è questo, no? Questo qui, secondo voi le finestre sono state modificate oppure vi sembra Secondo abbastanza me no. conservato? No, questo oggettivamente è conservato, il cordolo non ce l'ha neanche, questo bisogna essere realistico, questo non c'è neanche il cordolo, è il retro che è stato modificato. Retro, da questa parte qui sì, grandi modifiche, non ne vedo neanche io. Mi fa vedere retro anche. Vedi che sono state chiuse le finestre, no? Vedi che sono state tamponate anche brava e anche sul retro dalla parte di là. Sono state tutte tamponate. Però oggettivamente questo il cordolo non l'ha fatto. Il cordolo Cioè, sotto il tetto? onestamente. Il cordolo è quello sotto il tetto? Sì. Ah, non l'ha fatto, eh? Onestamente, per i criteri che abbiamo usato sino ad ora, è da uno, secondo me. Salvo poi, diciamo, l'impegno che si è preso l'assessore, che sarei io a ragionare delle superfetazioni, no? Cioè a introdurre una norma ne, negli uno che magari consente di lavorare diversamente sulle superfetazioni, perché chiaramente qui c'è attaccato, no? Lo vedete, questa, insomma, questa superfetazione volumetrica che non ha lo stesso, non ha necessità di tutela, no? Però questo, Ah, diciamo, sta esula. Esula dalla classificazione, diciamo, un aspetto più normativo. Sì, ci sta anche male, tra l'altro, sì. Quindi che Siamo dici? d'accordo? Che dite, Jacopo? Alberto. Esatto. Te Alberto che dici? Esprimetevi, commissione, queste sono quelle dubbie, no? Quindi bisogna che. Sono d'accordo sull'uno. Ma Simone, la norma quando la rivedi, nel senso, prima della votazione di questa roba? Ok. Naturalmente, ci mancherebbe, è giusto che il voto possa avvenire in un quadro anche normativo chiaro. Benissimo, grazie Simone. No, ci Jacopo, te mancherebbe. che dici? Jacopo è uscito perché ha perso la commissione, sta cercando di rientrare dentro. No, Jacopo è due, bisogna dirgli che è collegato doppiamente. Io lo vedo due volte Jacopo sullo schermo. Lo Grosso e vedo. altro, eh. No, dico, è collegato, ecco, questo volevo dire. Sì, no, no, scherzavo, sì, ho capito.
Aspettiamo un attimo che rientri Jacopo allora. Io non so se è a casa Jacopo, ma anche oggi anche io avevo problemi di linea. Mi era successo anche a me una volta, vi ricordate? Risultavo collegato, ma non riuscivo a... Lui risulta... Ecco, ora uno dei due Jacopi se n'è andato. Ce n'è ancora uno. È rimasto il suo avatar. Esatto. Mi intrattengo un attimino, sto cercando delle cose. Simone, il regolamento edilizio a che punto è? In fase istruttoria, nel senso che con Manola e con Alessandra Mazzei avevamo fatto insomma un bel pezzo di lavoro, e poi però vi dico la verità, l'abbiamo insomma momentaneamente sospeso per dare priorità alle... a questo tipo di lavoro del piano operativo. Ora il mio intendimento è riprenderlo a settembre, questo lavoro istruttorio, in modo che quando la commissione ha finito le osservazioni poi si possa, diciamo, lavorare su una bozza di regolamento edilizio. Poi sul regolamento edilizio, secondo me, Alberto, siccome non ha funzione conformativa della proprietà, no, non è che attribuisce diritti edificatori, si può anche fare un lavoro, diciamo, si può anche aprire un tavolo, che ne so, con gli ordini professionali e lavorarci anche un pochino con quel metodo lì, non è, è meno delicato, no, di uno strumento urbanistico, ecco, quindi si presta anche a un lavoro più concertativo, tanto più che poi è molto tecnico, no? È ancora più tecnico per certi versi del PO. E quindi chi ci lavora tutti i giorni come voi è in grado poi anche di, insomma, di far capire a chi deve prendere le decisioni, insomma, quali sono i problemi. Quindi la mia idea è: si fa una bozza come ufficio, magari si manda anche agli ordini professionali per fargliela vedere, si può aprire un tavolo anche con gli ordini per raccogliere delle proposte di modifica, e poi si viene in commissione e se ne ragiona anche in commissione, insomma. L'idea sarebbe approvarlo dopo
le osservazioni del PO in modo tale, siccome quello entra subito in vigore, no, regolamento edilizio, una volta che l'ha approvato un consiglio, mentre per il PO non è così, perché come sapete votate le osservazioni in consiglio comunale, poi si deve andare a questa conferenza dei servizi finale, la quale ci potrebbe chiedere delle modifiche oppure no, e poi dopo c'è la pubblicazione sul BURT e ci vogliono 30 giorni dalla pubblicazione per l'entrata in vigore del PO, no? Quindi dopo le osservazioni del PO noi abbiamo, insomma, un po' di tempo, e l'idea è usare quel tempo lì, insomma, sul regolamento edilizio, magari avendolo portato prima in commissione. Ecco, questa è un po' l'idea. Tenete anche presente che ora tante cose dei regolamenti edilizio sono fissate dalla Regione Toscana, no? Tutte le definizioni, per esempio, noi non dobbiamo più e non possiamo più metterci bocca, insomma, cos'è la superficie utile, cos'è la superficie edificabile, cos'è la superficie calpestabile, le varie definizioni di volume, le definizioni, che ne so, di loggia, portico, abbaino, eccetera, 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 no? Quindi avrà anche un contenuto più circoscritto, ecco, ad alcuni aspetti. Volgo a Mozzano, che è appena entrato ora, che chi è? È lui, è Jacopo. È Jacopo. Vediamo se si manifesta, eccolo. Abbiate pazienza, ma non c'è modo di risolvere questa problematica con un dispositivo. Allora, mi sono fatto prestare perché c'è sia un problema di rete sia di dispositivo. Scusate. Allora, Jacopo, abbiamo convenuto tutti su questo edificio che vada lasciato in uno. Ora te vedi il retro, però il davanti invece è intatto, non c'è il cordolo, insomma, l'unica è questa superfetazione attaccata. Ma insomma, sulle superfetazioni mi sono preso anche io l'impegno di fare una proposta di carattere normativo, ovviamente, no? A prescindere, diciamo, dalla classificazione. E quindi siamo tutti d'accordo, ok? Ok, procediamo. 279. Ok, qui ecco, quali sono gli elementi di trasformazione che meritano di essere evidenziati ai fini della classificazione? Lo chiedo alla Manola e anche a quelli della commissione che sono più tecnici. Ma allora, gli osservanti chiedono che da uno, come è stato classificato nel piano operativo, venga classificato due. Secondo l'ufficio il fabbricato è a parte questi brutti portelloni, questi infissi in legno, si ritiene che abbia conservato le caratteristiche originarie, insomma, di un tipico fabbricato rurale, per cui noi non avremmo accolto questa osservazione e l'avremmo lasciato alla classificazione 1. Io mi ritrovo in questa valutazione, ma abbiamo perso Alberto nel frattempo, mi sbaglio? Sì, perché è il tecnico. Come, Jacopo? Non lo può impostarci. Scusate.
Chiedo Venia, non me lo ricordavo. Sì, siamo, cioè, condivido le valutazioni dell'ufficio. L'unico elemento che mi sembra che sia stato introdotto qui è la veranda, diciamo, via, insomma, la copertura di quello spazio antistante, probabilmente l'ingresso, che sicuramente, insomma, è successivo rispetto all'appoggio attuale. Non so se abbiamo, cioè, forse c'è un caso analogo, già esaminato, non so se vi ricordate, quello di cui si ragionava anche del tetto, no? Il tetto a una falda. Che abbiamo recuperato, sì. La documentazione di quello lì, abbiamo trovato i titoli originari con la rappresentazione di com'era prima. Era quello lì. Sì, ecco, esatto, questo, mi riferivo a questo. Sì. Mi sembra confrontabile la situazione, ecco. Non so che dicono gli altri commissari, ma... Allora, su questo ci dobbiamo tornare, rimettetemi le cose in mente. Il tetto mi sembra diverso, Jacopo. No, il tetto è diverso, sì, ma voglio dire, rispetto alle trasformazioni subite, ti ricordi che su quell'altro si era detto, beh, ma insomma avrà il tetto una falda o due falde in origine. Ora qui il tetto mi sembra che è evidente che si sia mantenuto, perché voglio dire, c'è una fila di finestre all'ultimo piano, insomma, che è proprio che ha l'architrave corrispondente alla linea di gronda, come magari anche dall'altra parte dovesse era visto nell'osservazione che diceva la Manola, che il tetto era fin dall'origine una falda unica, poi rifatto perché il fabbricato aveva avuto una fase d'abbandono, però insomma le caratteristiche erano quelle. Allora dico, l'unico elemento in questo caso qui, come in quello di prima, sicuramente tutto nuovo, è quella veranda davanti qui e di fianco dall'altra parte, insomma, ecco, quella mi pare una variabile. Via. L'88 non mi ricordo se l'avevamo riesaminata, e ti dico, mi sembra confrontabile perché la richiesta è la stessa, no? Sì, però se non abbiamo preso in considerazione le superfetazioni, figuriamoci se si prendono in considerazione le verande, insomma. Io sono d'accordo con la Michela, infatti noi abbiamo detto questa qui che ora è a video, che è la ferma lì, Antonella, questa qui che è a video ora, noi si è detto andiamo a rivedere la documentazione per capire le trasformazioni che ha subito l'edificio, perché se fosse soltanto per la veranda ovviamente non è rilevante con i criteri che abbiamo utilizzato sino ad ora. Quindi, tornando a quella che stiamo esaminando in questo momento, io sono dell'opinione, vi dico la mia opinione, la commissione poi siete voi, che con i criteri che abbiamo adottato sino ad ora sia da uno, nel senso che non mi sembra che la veranda possa essere, diciamo, l'elemento che sposta la classificazione, considerando che per il resto stiamo tutti dicendo che l'edificio è intatto sia dal punto di vista della copertura sia dal punto di vista del prospetto. Sì, ci sono queste diciamo questi infissi di legno che non sono chiaramente in linea con la tipologia tradizionale, ma insomma sono un elemento secondario, no? Rispetto al prospetto dell'edificio, che invece è stato salvaguardato. Quindi, secondo me, con i criteri che abbiamo usato, è da uno. Questa e noi rimettiamo in discussione gli altri, ragazzi, se no riandiamo a rivedere gli altri. Ben venga il 2 su tutti, però se no andiamo a rivedere anche gli altri, e io ne sono molto contenta. Non propendevo per l'accoglimento, era solo per facilitare la lettura e per avere dei termini di paragone, capito? Solo quello. Riccardo? Riccardo è un po'... I criteri che si sono adottati, francamente, mi sembra che propendano per l'uno. No, se io tecnico non sono, io manca, però se i criteri sono quelli, sono quelli. Però non lo so. E dice anche Lucchesi, che magari è anche più esperto. Qui siamo di fronte, io vedo un immobile, ma anch'io faccio fatica. Però insomma i criteri, ha ragione la Michela. I criteri che ci siamo dati propendono per l'uno, però... Lucchesi, anche Lucchesi, Jacopo, te che dici?
capito. Io ho detto questo, cioè secondo me ho voluto facilitare la lettura dicendo, secondo me questo qui è un caso simile a quello che abbiamo già visto e sono d'accordo, gli elementi in questione non sono tali da dover dire che si cambi la classificazione per i criteri che si sono adottati, in quello come in questo caso, capito? Lucchesi? Quello che abbiamo già anticipato nell'istruttoria, nel senso è uno che si fa obbligare. Va bene, e allora io direi che possiamo procedere. Sì, siamo d'accordo Quindi su. scrivo confermato 1. Sì. Sì. Ci sarà da richiamarlo Iacomini. Certo. Aspettate, e si scrive. Non ho capito se è rientrato Alberto, ok, sì. Vai Antonella. È la 310, eh? Ecco, qui ricorda per favore l'istruttoria. Manola o Antonella, la richiesta e l'istruttoria. Ah, scusa, parlavo e non vedevo che non era acceso. E anche qui chiedevano che il fabbricato da 1 come è stato classificato nel PO fosse classificato 2 ritenendo che non avesse caratteristiche di pregio e chiedevano quindi il cambio. E noi si diceva, sulla base della documentazione prodotta si conferma che l'edificio ha caratteristiche morfotipologiche coerenti con la classificazione attribuita dal PO. Per me è analoga alla precedente. Altri Sì, commissari che dicono? prima voglio sentire i tecnici. Alberto, che dici? D'accordo con la classificazione 1, quello davanti. L'altra volta l'avevo vista come veranda, in realtà è una pompeiana col cannicciio sopra, quindi non è un particolare che possa fare cambiare. Le caratteristiche si intravedono, neanche lì è stato fatto il cordolo, gli infissi sono quelli con l'architrave in legno, quindi sono i suoi originali, quindi ritengo che sia giusta la 1. E una cosa, no, che volevo chiedere all'ufficio, non lo so se si può vedere. Dicevano nell'osservazione che ci sono dei fabbricati limitrofi che uguali o simili e hanno la classificazione 2. Noi questa cosa qui non si può
non si può andare a vedere. Cioè, probabilmente, quindi... Michela, probabilmente era prima che venisse pubblicato la cartografia definitiva, dove c'è stata una sorta di revisione, di rendicontazione nuova, perché limitrofo lì, vedo che sono tutti uno ora, invece che due. No, ma lui indica, quel due lassù, eh? Quindi sì, c'è quel due. Ce n'è cinque, sì, sì. È chiaro che le caratteristiche del fabbricato, voglio dire, sono proprie di ogni fabbricato, no? Magari quel 2 lì è un 2 davvero. Allora, l'osservante no, vorrei che l'avesse portato come esempio, perché magari è rimasto un 2 magari classificato male, che ti devo dire? Perché l'ha portato, cioè, vedi, l'hanno proprio scritto in osservazione. Volevo sapere se era possibile vedere. Antonella, no, hanno mica legato a foto di altri fabbricati? Era la stessa domanda che facevo anch'io, l'hanno allegata la foto di quest'altro fabbricato. Però possiamo trovare forse quel fabbricato, l'Antonella è brava perché... Datemi un attimo. Lei con l'RU riesce probabilmente a recuperarlo. Sì, dopodiché non ci facciamo niente, eh? No, giusto no, per carità, era una curiosità mia. No, sul fabbricato sono d'accordo anch'io, ormai... Ci siamo, vi siete dati, diciamo, questi parametri e va bene, sono d'accordo anch'io. Però voglio dire, volevo vederlo per curiosità mia, via se c'era la possibilità. Sì, 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 no, questo ci mancherebbe. Questo cos'è? È quel 2 che volevate vedere. È 2 questo? C'è solo quella foto? E come l'ha portato a paragone, capito? E allora forse c'era un motivo. Sì, c'è da vedere come oggi, quel fabbricato lì, perché questa sarà una foto di una foto del 98, questa qui è una foto del 98. Possiamo fare una verifica, se volete, andare a vedere sul fabbricato se ci sono stati fatti interventi edilizi. Ma siccome me l'ha portato come esempio, io sinceramente, se si può fare, anche per vedere che non sia stato un errore di classificazione, magari sì. In realtà, cioè, lui penso che, come dire, la richiesta che abbia fatto l'abbia motivata con un tentativo il più vicino che aveva, visto che sono tutti uno. Però il più vicino che aveva in un contesto in cui non lo vede da casa, perché in realtà lui da quel fabbricato lì si vede intorno tutti uno. Per la cartografia che abbiamo a disposizione. Non lo so, ora se l'ufficio poi è tranquillo e sa che effettivamente lì c'è un 2 e non vuol controllare, se poi vuol controllare per vedere se c'è un errore. Noi facciamo quello che chiede la commissione, noi siamo già usciti con la Michela. No, sono d'accordo con la Michela, perché se è così non può essere un 2, secondo me. Però scusate, abbiate pazienza, è soltanto perché non si crea un equivoco. È giusto che la commissione veda tutto quello che vuole vedere, no? Nella massima trasparenza. Quindi, se la Michela fa questa richiesta, va bene, non è un problema. Dopodiché, anche se ci fosse un errore, noi non ci facciamo niente, eh? No, lo dico perché non è che noi... Un errore può essere un errore materiale. Non possiamo correggerlo in questa fase senza un'osservazione al di fuori di un procedimento, eh? Cioè, ora ve lo dico. Quello sì. Ma nemmeno. Peraltro abbiamo già detto, no? Peraltro abbiamo già detto che apriremo, no? Finita, diciamo, la fase dell'approvazione del piano operativo, un procedimento, no? Di correzione degli errori per mettere in condizioni una serie di persone che non hanno avuto modo, magari,
per dimenticanza o perché non lo sapevano, di farci osservazioni, no? Di poterci segnalare degli errori, allora nulla vieta, Riccardo, che in quella fase lo stesso ufficio possa segnalare degli errori, ma in una procedura a parte. Penso che vabbè, ma al limite l'ufficio se lo segna magari, Simone, no? Se ci fosse stato un errore. Questo sì. Questo sì. Io penso che la Michela si riferisse proprio a questo procedimento. Lo facciamo, lo cerchiamo e poi vi riferiamo. Sì, sì, questo si può fare, cioè se si vede che c'è un errore, segnarcelo e affrontare la cosa nel procedimento che ci sarà di correzione degli errori. Questo sì. Ok, grazie. Va bene. Andiamo la prossima, avanti. Però ecco, questa in ogni caso siamo tutti d'accordo sull'uno, quindi diciamo no, l'informazione no, che chiede la Michela prescinde. Al di là dell'osservazione. Sì, sì, va bene. La prossima. 382. Anche qui Manola, se fai una sintesi dell'istruttoria e della richiesta. Io ce l'avevo anche la 382. C'era anche la 378. Corretto, anche quella. Sì, sì, è vero, però mi sa che secondo me non c'è la documentazione in quella. Io ci ho scritto senza documentazione. Senza documentazione, ma noi abbiamo trovato qualcosa. Però le guardiamo bene. Datura numero 655, Antonella. Ora non lo so se no, è nel pacchetto. No, la 378 no, Manola. Io no. Sì, si guarda dopo, è con il regolamento urbanistico. Allora ci ritorniamo dopo. Ecco, infatti riguardiamole dopo quelle in cui si è trovata la documentazione. Intanto le abbiamo segnate tutte quelle da rivedere. La 382, quindi, sì. Dici Manola, richiesta istruttoria. È un attimo al telefono. Ah, ok. Allora la leggo io la richiesta. Ok. La modifica. Da 1 a 2. In quanto è un edificio, dice richiedente, ristrutturato recentemente con caratteristiche tali da non richiamare il pregio architettonico. Questo secondo richiedente. Scusate, avevo avuto una telefonata d'ufficio, ma avevate chiesto qualcosa? Sì, ascolta, il parere dell'ufficio su questa. Che è la... Da 1 a 2. A 2. Noi non abbiamo ritenuto di non accoglierla, perché secondo noi ha le caratteristiche da fabbricato classificato 1. Secondo me qui è un po' più dubbia la cosa. Sì, sono d'accordo. Il cordolo è stato fatto, gli infissi sono stati cambiati. Sì, anche la finitura esterna, dubito fosse quella. Antonella, ci sono altre foto? No, legate all'osservazione no. Vedo che ci sono anche due finestre in fondo che non ci sono più, o ci sono e prima non c'era. No, ma non è il prima e dopo quello lì, è il davanti e il dietro. Ok. Chiedo a Manola e ad Antonella se per caso disponiamo di fotografie più vecchie di questo edificio. Bisogna cercarle e rivedere. Io le cercherei, se siete d'accordo. Potrebbero essere un ulteriore elemento di verifica. Che dite? Secondo me, per omogeneità, si può decidere, però va bene, se vogliamo anche come volete, come volete. Come volete. Vediamo se ce l'abbiamo subito, via, voglio di questo. Esatto, sì. Sono delle foto che si vede malissimo anche nel regolamento urbanistico.
Possiamo cercare, siccome c'è stato un intervento di recupero, possiamo cercare la pratica edilizia, se volete. No, c'ho solo questo dal regolamento urbanistico, non c'ho altro. Ce la fai rivedere ingrandita, Antonella? Sì, no, più di così non mi si ingrandisce. Comunque mi sembra che gli elementi per decidere ci siano, anche da questa foto. Magari torniamo sulla fotografia, quella attuale. Quindi ricapitoliamo chi è che lo fa, gli elementi di trasformazione. Manuela, lo vuoi fare te? Insomma, non ho tanta documentazione per potertelo dire. Ora, è chiaramente un edificio su cui è stato fatto un intervento di recupero, di restauro probabilmente, inserendo degli elementi che possono essere anche più moderni come la tipologia degli infissi a persiane in questo modo. Però è un edificio che è stato intonacato. Noi la foto precedente lo vedevamo in pietra, però mantiene una certa, come dire, regolarità tipica di un fabbricato di tipo rurale. Non so dire niente della pertinenza che si vede al primo, a sinistra, diciamo, della foto, della foto di sinistra. Non so dire se è un garage, se è una pertinenza che... Io dovrei vedere la pratica edilizia, ecco. Per me c'era già anche prima. L'ho vista di prima, quell'altra foto. Ah, l'hai vista te, ecco, ok. Sembra. No, non te lo so, può darsi che sia un forno trasformato, non so che dire. Comunque di sicuro è stato intonacato recentemente con queste decorazioni, diciamo, queste fasce che sono state messe alle aperture, che vanno un po' di moda da questi ultimi anni, facendo anche, come dire, delle finte triangolari. Questa qui si vede. E poi è stato fatto il cordolo. No, non te lo so dire, può darsi, ma non sono in grado di dirtelo. Ci è una foto male. Da due lati diversi, capito? Quindi... Infatti noi abbiamo detto, sulla base della documentazione prodotta, perché l'osservante non è che si è, come dire, particolarmente sforzato di fornire... Mi sembra uguale anche il prospetto, ti dico la verità. Visto da un'altra angolatura, io la potevi vedere meglio. Ma le aperture sono uguali senz'altro, Riccardo, cioè la scansione delle aperture si corrisponde. Però vabbè, al di là di questo, che insomma ci si può anche e aspettare. Dice anche la finestrina, la porta, sembrano rimaste uguali più o meno. Dove c'è la pensilina d'ingresso. Ma allora, decidete commissari, o si rinvia e la Manola tira fuori la pratica edilizia ultima che è stata fatta, così vediamo qual era lo stato di fatto preesistente, oppure insomma vi esprimete, nel senso che io la vorrei vedere con delle foto migliori, perché vista così a me è un... infatti anche nell'osservazione c'è una carenza di documentazione, capito? Se prendete la pratica edilizia, lo vedete che tipo di lavori ci sono stati fatti, no? Se sono lavori... Io prenderei quella e la rivaluterei. Mi domandavo una cosa, Manola, però, nel caso in cui appunto si approfondisca con una pratica edilizia per capire il tipo di intervento, che comunque, vabbè, al di là del fatto che le fotografie a distanza di tempo siano state fatte in diversi momenti, no? Però, allora, mettiamo caso che ci sia stato fatto un intervento di restauro. Sopra il campo sportivo a Capezzano. Mettiamo caso ci sia fatto un intervento di restauro, ci sia stato fatto un intervento di restauro. Cioè, i livelli di trasformazione a quel punto in relazione al tipo di intervento si valutano o meno? È una domanda che faccio a tutti. Anche no, la noi valutiamo la, come dire, la permanenza delle caratteristiche dell'edificio, come quelli che abbiamo guardati prima. Ora, chiaramente a voi sembrano diversi, perché questi hanno l'intonaco. Quindi, avendo l'intonaco, mi sembra
di percepire che l'intonaco in qualche modo è come se gli configurasse un aspetto più recente, ma se considerate le ville, anche le antiche ville settecentesche che ci sono a Camaiore sono intonacate, questo non vuol mica dire che siccome c'è l'intonaco magari sono state recuperate, allora cambia, diciamo, la caratteristica del fabbricato, no? Dell'interesse storico-architettonico del fabbricato. Quindi se può aiutare la pratica edilizia, prendiamola, però ecco, io ho l'impressione che insomma, troppi elementi di differenza si notino, ecco. In un caso un po' limite. La Manola ci sta dicendo che a giudizio dell'ufficio l'intonaco di per sé non è un elemento che può spostare la valutazione, perché ci sono altre situazioni di edifici di pregio che sono stati intonacati diversamente e sono classificati di pregio. Ma questo ma, è sembrere... ti voglio anche dire, Simone, che tanti edifici che noi vediamo in pietra in realtà erano intonacati, poi l'intonaco cadeva e rimaneva la pietra. Poi devi considerare che nell'Ottocento, con il romanticismo, è venuta la moda dell'archeologia, che ancora oggi si riverbera, perché c'è questa, come dire, questa passione per gli edifici stonacati, ma normalmente erano tutti intonacati perché l'intonaco ha una funzione anche protettiva dell'edificio. Certo. Quindi erano più quelli... La muratura bella è limitata, non è così. Come? La muratura di bell'aspetto non c'è mica sempre ovunque, anzi è rara. Infatti, no, ma dico la stragrande maggioranza in realtà erano intonacati, poi c'è questa moda. Ma siccome dalle foto si vede male, la pratica edilizia ci dice quali interventi ci sono stati fatti sopra. Sì, ma infatti dico, se può aiutare prendiamola. Sì. Quegli interventi drastici che hanno cambiato poi, capito? Certo, certo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Tiriamo fuori la pratica edilizia. È chiaro che la mia opinione è che se l'edificio è rimasto tal quale, no? Al di là, diciamo, dell'intonaco, sia corretta l'istruttore dell'ufficio, cioè io non mi sentirei, ecco, di prendere una posizione diversa, però io sono l'assessore della commissione, siete voi. Tiriamo fuori la pratica edilizia, così abbiamo elementi istruttori ulteriori, ok? Ok. Procediamo. Io avrei la 401 anche, però sono da parte 401 forse... 401 sono quelli senza foto. E la 385? Anche quella è senza foto, quella ce l'ho scritta, senza foto. Andiamo. 85 abbiamo verificato con l'Antonella su Google. E abbiamo verificato che è un edificio recente, se lo vogliamo vedere, non presente sul castro. Loro vogliono una classificazione di edificio storico. Allora la possiamo vedere? Sì, sì, andiamo su Google, perché l'osservante chiede la classificazione di un edificio con provata esistenza storica in pietra e in parte rudere, con destinazione a uso magazzino. Noi abbiamo verificato che sul catasto storico ottocentesco non c'è questo fabbricato. E poi abbiamo visto su Google che ci sembra un edificio... Sì, la 385. Grazie. Dicevi, Manola, non c'è sul catasto storico, e poi su Google? E su Google abbiamo verificato su Google che è un edificio recente. Beh, allora guardiamolo per ragioni, diciamo, di trasparenza, anche per chi no dovesse ascoltare e vedere la commissione, però se è così è chiaro che l'istruttore è scontato.
Bughignano. Trovato uguale, anche se l'ho scritto male. Tra l'altro con una splendida foto sulla sinistra del sole che tramonta sul mare, se la vedo bene. Oh, se non la fai da Bucchignano, dove la devi fare? L'edificio sarebbe questo. Va bene, si può andare avanti, no? Direi. Che senso? Sì. Che non è storico, perché... Riccardo. Capito. Diamo un M. Un M. Molto M. Quindi è uno. No, un recente. Antonella, era una battuta, ok. Scherza, consigliere Erra scherza. Giustamente, alleggeriamo un po'. Va bene, avanti. Allora, se era detto la 400, non me lo ricordo, vediamo. 401? 401. 8. No, 401 ragione, si guarda dopo. Ricordo. Ah, 408. Inci avevi anche la 402 e 3. Sì, sono come la 1. Cioè, non ti ricordi quel treno di osservazioni? Ah, sì, scusa, sì. Questa che chiedeva due cose: di inserire nella configurazione planimetrica rappresentativa cartograficamente nel PIO, oltre il mappale 353, anche il mappale 1283, in quanto area indicata costituisce un'unica proprietà omogenea, di cui il fabbricato distinto al mappale 1283 fa parte integrante. Si precisa che l'area è recintata. Poi diceva, viste le caratteristiche morfologiche a seguito di condone edilizio, si chiede il cambio di classificazione da A3-1, insediamenti classificati di valore architettonico, a A2, insediamenti classificati di valore ambientale. L'edificio infatti ha subito modifiche che ne hanno trasformato completamente la tipologia edilizia. L'ampliamento e la distribuzione funzionale interna hanno reso il fabbricato completamente diverso. L'edificio è ormai assimilabile all'edilizia di base tipica e frequente nella zona. E noi l'avremmo accolta, estendendo l'area sede, quindi anche una modifica cartografica e anche di classificazione, classificando l'edificio come edificio 2. L'estensione dell'area sede la vedete con quella campitura rossa. Sì, mi ricordo che la questione era rimasta... E la rivedrete anche nelle modifiche cartografiche. La questione infatti era rimasta, per quello che la riesaminiamo, sul resto, no? Sulla classificazione. Che questa prima parte dell'osservazione mi ricordo se nella parlava. Ora, io questa probabilmente quando ne avete parlato non c'ero perché non ho notato niente. Io qui non ho recuperato né pratiche edilizie né niente. Niente. No, non si era messo. Ah, ecco, c'è stato da rivedere. No, il dubbio c'era sulla classificazione da 1 a 2. Sì, sì. Torniamo sulla foto. C'è agli atti del vecchio RU una documentazione su com'era prima l'edificio?
Mi sa che la vecchia R1 non c'era, comunque ti controlliamo, controllo, controllo. A me sinceramente non mi sembra che abbia avuto grosse modifiche. Lui parla di significati, l'osservante fa riferimento a modifiche significative, ampliamento, eccetera. Vabbè, gli ampliamenti si vedono. Ampliamenti si vedono. Vedere, Jacopo. Più buono, la parte questa qui dietro è tutta un ampliamento. L'RU era un 2. Era un 2, ma non abbiamo le foto di quelle zone lì. Non sono okay. Schedate, capito? Faccela vedere Jacopo, si può tornare sulla foto Antonella? Scorri pure Antonella, io direi che tutta la parte sul retro, non quei volumi bassi per intendersi, avanti, tanto questa è la resede, un volo di nuovo, avanti, ecco, tutta questa, la veranda va bene, quel volume là dietro, quella a vetri che dopo si rivede, sicuramente quello ora me la ricordo, ora me la ricordo. È una superfetazione come dite voi. Sì, però allora qui noi l'aveva, ora mi è ritornato. Scusatemi, volevo dire una cosa che è questa. Manola? Sì, volevo dire una cosa che è questa, l'avevamo messa da parte. Perché qui la domanda era se il livello della superfetazione è tale da poter configurare questo edificio come due, nel senso che un conto sono delle superfetazioni, no, piccole che lasciano molto intatto l'edificio, altra cosa invece è una, insomma, addizione importante come questa. Quindi questo è il punto. Questo è il primo caso, secondo me, che ci capita così. Cioè, un altro caso uguale non c'è, secondo me. Quindi questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Però, senti, per rispondere correttamente io dovrei prendere le pratiche edilizie. Però, perché scusate, a me sembrano pertinenze, e le pertinenze non le abbiamo classificate. Questo è vero, questo è vero. Mi domando questo, però, non è un caso piuttosto simile a quelli che abbiamo visto nella scorsa commissione, tipo l'osservazione 24 e la 38, cioè quelli di questi fabbricati in pianura, in cui ci sono corpi di fabbrica molto ben riconoscibili, accanto ai quali ci abbiamo una pertinenza o un volume accessorio. Sì, ma cioè qui sta diventando, come dire, la pertinenza o la superfetazione che dà la classificazione all'edificio. Cioè io no, questo... No, aspetta però, perché lì abbiamo fatto... Non l'abbiamo accolta. No, appunto. No, va bene, ma si fa per ragionare, no? Cioè... Quindi, no. No, ma quello diceva il contrario. Il contrario, anche questo non andrebbe accolta. Vedete, questo affare qui a me sembra una centrale termica, forno e legnaia, ma a sì. Vedere così non... Però io voglio dire questo, nella 24, quando abbiamo osservato, riesaminato, abbiamo introdotto un ragionamento che è quello di dire esiste una gerarchia, cioè pertinenza e fabbricato intanto non sono la stessa cosa, e proprio per questo, in ragione del fatto che il fabbricato è l'oggetto, la pertinenza e l'accessorio, introduciamo, cerchiamo di capire se mantenendo la classificazione a quella del fabbricato, in quel caso nella 24 l'1, si possa capire se normare in qualche modo la superfetazione, giusto o no, assessore? Sì, questo ve lo confermo, io mi sono preso l'impegno di propormi una modifica normativa dopo averne parlato con l'ufficio che riguardi le superfetazioni. Nel senso che non credo che negli edifici 1 si possa trattare allo stesso modo l'edificio in quanto tale rispetto alle superfetazioni. Cioè la Manola l'altro giorno diceva la cosa auspicabile sarebbe addirittura che le superfetazioni, no, venissero appunto, ripulite, no? Ripulite, no? Rispetto al fatto che spesso compromettono in parte l'aspetto architettonico dell'edificio. Allora può anche darsi che ne venga fuori una proposta normativa intelligente dove, no, noi incentiviamo la ripulitura, ecco, per essere chiari. Però si tratta di fare una proposta normativa che va un attimo studiata con l'ufficio e che deve essere, insomma, formulata
compiutamente alla commissione, no? In modo tale che la commissione la possa valutare. Ma anche questo qui si vede che è una superfetazione, eh? Questo non è un ampliamento dell'edificio, è una superfetazione, esatto. E anche abbastanza schifosa, vediamoci da bene. Ben apposta. Michela, è quello ben che stavo dicendo. Che dico, come ha fatto l'ufficio a cogliergli il 2? Me lo deve spiegare qui, eh? No, hai ragione Michela, va rivista questa, hai perfettamente ragione. Io infatti sono per tenere l'atteggiamento che abbiamo sulla 24, no? Uno anche e poi io. Si ragiona come dice l'assessore. Anche io. Noi dobbiamo fare una norma sulle superfetazioni negli uno, questa è la mia opinione. Anche perché ci garantiamo l'uniformità di trattamento, questa mi sembra situazione confrontabile, no? Sono d'accordo anche io. Esatto. È più serio fare una norma sulle superfetazioni che metterci lì a fare, diciamo, il cavillo di qual è la superfetazione grande che dà luogo, no? Perché ha ragione la Manola, se sono pertinenze, di che si parla, no? È chiaro che la classificazione la devi guardare, la devi dare guardando all'edificio principale, non certo alle pertinenze. Va bene, io questo impegno me lo sono preso e lo rinnovo. Quindi? La rivediamo. Quindi, prendo, no, quindi io se siete propongo... d'accordo, prendo i titoli abilitativi e cerchiamo di capire, come chiedeva Michela, di vedere anche com'era l'edificio. No, ma per me non è da accogliere. Cioè, anche poi... secondo me è come la 24, 1-1 e si gerarchizza con le pertinenze. Allora non recupero niente, ok? Allora faccio questa proposta. Jacopo, faccio questa proposta. Siccome questo è un caso nel quale l'ufficio, no, è disponibile, mi sembra Manola, correggimi se sbaglio, a cambiare la propria istruttoria alla luce della, diciamo, dell'approfondimento che ha fatto la commissione, allora io dico questo, lo dico alla Manola. Manola, rifate le valutazioni del caso. Se le vostre valutazioni portano a quello che dice la commissione, cioè uno, e quindi il non accoglimento dell'osservazione, non c'è bisogno di ritornare in commissione, perché i commissari sono tutti d'accordo, mi pare di capire. Se invece le valutazioni istruttorie dell'ufficio portassero al fatto che secondo l'ufficio è da 2, allora si torna in commissione per spiegare alla commissione qual è la valutazione diversa che fa l'ufficio. Siete d'accordo su questa impostazione? Sì, basta che ce lo facciano sapere in ogni caso. No, io sono d'accordo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché se l'ufficio mi ripropone di accoglierla, motivandola, non sono più d'accordo, perché cambiamo il criterio. A chi sì e a no, chi... Riccardo, mi sono spiegato male. Il criterio è chiaro, se si tratta soltanto di quella superfetazione lì, è uno, ok? Ci fosse qualcosa invece che riguarda la trasformazione dell'edificio principale e che quindi l'ufficio ci volesse sottoporre, allora lo farà, ok? Se invece tutto sta nella superfetazione di cui stiamo parlando, il criterio è quello che avete indicato voi, che indicava bene Jacopo all'inizio, cioè si lavora casomai ad una norma sugli uno che riguarda le superfetazioni, ma manteniamo fermo un criterio che tra l'altro ha il vantaggio di essere molto chiaro, molto netto e molto spiegabile, ok? Va bene? Io sono d'accordo, va bene. Ok. Procediamo. Antonella, dammi. Quattrocento quarantasei. Questo è senza documentazione, però. Questo va messo nel gruppo delle documentazioni. Che, se volete, abbiamo trovato, non l'abbiamo già viste con la Manola, ma l'abbiamo visto tramite Google Map, questo edificio, che si vede bene perché è sulla strada. Allora, se è con Map, guardiamola. Facciamo come quella di prima. Okay. Sì.
Sarebbe questo tetto qui. Antonessi, vede il tetto e basta? Eh sì, sì. Perché l'omino non mi ci va, vedi? Allora la mettiamo fra quelle senza documentazione fotografica. Okay. Sì, come c'era, diciamo. L'ombrello. Sì, torna, diciamo, torna lì, no, torna lì. Io ho notato far vedere alla commissione precedente schedatura. Ah, ok, ok, ok. Qualcosa guarda un po'. Ok. Allora. Aspettate, eh. No, sbagliato. Questo che vorrebbe un 2? Ora cos'è? Che gli avete dato voi? No. Cosa 446, ho sbagliato. 52.180. È un non schedato, Michela. E l'osservante chiede di fare in cambio d'uso con un ampliamento. Ma schedato, non schedato di... No, schedato è recente. È recente. Esatto. E invece l'osservante chiede la classificazione sostanzialmente. No, chiede che l'edificio venga ricompreso in una classificazione che permetta, oltre al cambio di destinazione, anche un ampliamento, seppur minimo. Vabbè. Esempio adeguamento igienico. Eccolo un 2 o un recente. Chiedo un 2, via. Qual è al Google Map, vedi, il tetti sono, è questo qui, vedi. Questa è l'unica documentazione che siamo riusciti a recuperare per adesso. Volevo fare una domanda che è questa. È un edificio recente, non ce l'ha già l'ampliamento? Se è abitativo sì, se è abitativo sì. Infatti la domanda che avrei fatto anch'io è quella che sta facendo Riccardo, perché siccome mi pare che vada interpretata anche l'osservazione, perché non è precisa l'osservazione, perché se è un recente ed è abitativo, lui l'ampliamento lo fa già. Certo, ma probabilmente non lo è perché vuol fare il cambio d'uso in abitativo. È giusto, perché se parla di cambio d'uso vuol dire che non è abitativo, se no parlava di cambio d'uso. Quindi probabilmente una rimessa agricola trasformata, è uno storico trasformato, quindi l'edificio deve essere vecchio, comunque già il regolamento urbanistico lo riconosce come trasformato, cioè come un edificio che ha perso le caratteristiche storiche. Ma infatti dal tetto sembra, questo qui è un 2, cioè vederlo dal tetto, ora poi se lo vogliamo vedere meglio. Sì, sono d'accordo, ma siamo sicuri che questo sia storico? Una cosa. Ma... io penso di sì, perché ti ripeto, è già il regolamento urbanistico, quindi già dal 2000 questo era classificato storico trasformato, quindi probabilmente è un fabbricato antico che risulta anche nel catasto storico, ma che ha avuto delle trasformazioni che gliele riconosceva già il regolamento urbanistico, quindi è già 20 anni che è uno storico trasformato. È chiaro, ma quindi Manola... Quindi Manola ha ragione, la Michela però, è da 2. È da 2 questo. È da 2. Domando, cioè è uno storico trasformato, bisogna domandarsi se è ancora visibile qualcosa di storico, ecco, no? Ecco, io vi ho fatto vedere l'unica documentazione che siamo riusciti a trovare, l'abbiamo visto su Google e l'abbiamo visto sulla vecchia schedatura. Come vedete però si vede solo una parte, eh? Cioè questo va detto. Qui o si fa un sopralluogo o si cerca le pratiche. Sì, ma già il tetto è tutto un programma, eh? Comunque, vabbè, vedete voi. No, Michela, però la domanda è questa. Quando noi siamo di fronte ad uno storico trasformato, no? La domanda è se è ancora rinvenibile un elemento di valore, no?
magari anche sotto traccia, in senso metaforico, non dico sotto traccia nel senso sotto, cioè se ancora rinvenibili, sono ancora rinvenibili elementi di valore. Se sono rinvenibili elementi di valore, sono due, no? La classificazione appropriata è due. Se invece è completamente trasformato in modo tale che te non c'è più niente, diciamo, storico. Sì, ho capito. Allora è un recente. Quindi noi dobbiamo capire se è uno storico trasformato dove la parte storica ancora in parte è visibile o no. Ora, il problema è questo, che è uno di quei casi in cui non ci ha dato documentazione fotografica, giusto? Quindi io la proposta che faccio alla commissione è questo, lo mettiamo tra quelli dove appunto non c'è documentazione fotografica, come abbiamo già fatto, perché Manola, noi qui bisogna parlarne col segretario, è molto delicata questa cosa, cioè va capito qual è il limite entro il quale è ammissibile una nostra attività integrativa dell'osservazione, non so se mi sono spiegato, ok? Cioè è un aspetto delicato questo. Va bene? Dicevo, se uno fa i sopralluoghi, poi se trova degli abusi nasce un problema, Ma poi Roberto no, scusa, al di là di questo. No, ma poi dico al di là di questo, un conto è se la commissione fa un sopralluogo perché in presenza di documentazione fotografica, no, ha dei dubbi e quindi sceglie di fare un sopralluogo, ma rispetto ad un'osservazione che aveva elementi di completezza, no? Un conto è se la commissione, che è un organo politico-amministrativo, non ce lo dimentichiamo mai, non è un organo tecnico, è un organo politico-amministrativo, fa un sopralluogo per colmare, no, un deficit di completezza dell'osservazione. Cioè, insomma, è delicato come cosa, no? Cioè, molto delicato. Allora, io voglio capire, parlando col segretario comunale, cosa ne pensa anche lui. Perché non dimentichiamoci che la commissione è un organo politico-amministrativo, cioè noi siamo già in una fase che è quella, no, del parere preordinato al Consiglio Comunale. Io ho qualche dubbio che noi si possa, ecco, proprio per essere chiari, però non ho le idee chiare, lo approfondirò anch'io, però insomma è giusto che su questo si esprima il dirigente, va bene? Ok. Ripeto, un conto è se abbiamo dei dubbi noi in presenza di documentazione che c'è, allora lì problemi non ce n'è. Un conto è se invece siamo noi che dobbiamo supplire a un deficit dell'osservante, ecco, lì qualche dubbio in più. Cerchiamo di capirlo col segretario. Ok? Bene. Mi risulterebbe la 5:28. Volevo chiedere una cosa, scusate. Cioè, voglio dire, anche se ci fosse un deficit di fotografie, eccetera, di documentazione, cioè, ma se noi andiamo a vedere, accuriamo che ha una, deve avere una sua classificazione, si può rivedere o meno. Cioè, il fatto che manca della documentazione determina il fatto che noi possiamo riclassificarlo o meno l'edificio? No, la mia domanda, Riccardo, è di fronte ad un'osservazione, no, nella quale manca la documentazione che serve a valutare quello che chiede l'osservante, no? Perché l'osservante ti chiede una classificazione piuttosto che un'altra, però poi non ti allega la documentazione fotografica, no, a comprova di quello che chiede. La domanda che io mi faccio, ma non ho una risposta, dico solo che merita di essere approfondita. La domanda che io mi faccio è: può la commissione sostituirsi, no, tra virgolette, a quello che avrebbe dovuto fare l'osservante e farla lei l'integrazione che manca nell'osservazione? Ok? Perché è diverso, no, dal caso in cui invece la documentazione c'è e la commissione decide che fa un proprio sopralluogo perché vuole lei farlo, non perché manca la documentazione, ok? Qui manca la documentazione. Allora, mi faccio questa domanda, poi magari problemi non ce ne sono e facciamo tutti i sopralluoghi che vogliamo, però ecco,
non è così scontato, secondo me. Non ho le idee chiare. Se avessi le idee chiare, ve lo direi. Sono d'accordo, Simone. Allora, anche il parere però dovrebbe cambiare, no? Dici, non accolta per mancanza di documentazione. Cioè, se mi si scrive parzialmente accolta, vuol dire che l'ufficio... Parzialmente accolta è un'altra cosa, leggete la documentazione. Ma è una domanda, voglio capire bene io. Guarda l'istruttoria, perché a livello normativo, no? Perché in pratica lui chiede due cambiamenti, chiede anche un cambiamento normativo che gli consenta di fare l'intervento, e noi abbiamo risposto: gli interventi richiamati sono ammessi e disciplinati dal PO nei limiti e nelle condizioni di quell'articolo 47. Quindi dice, per quanto riguarda la richiesta di classificazione, in assenza di un'apposita documentazione fotografica si conferma, eccetera eccetera. Ah sì, quindi non è accolta, via, c'è qualcosa, non è accolta la riclassificazione. Il piano operativo prevede, quindi è parzialmente accolta per quello, ma non è accolta l'osservazione. Preciso. Però vedi, anche qui la legge italiana com'è perversa: uno che ha fatto un errore, no? Non ha la possibilità di reintegrare, perché loro non hanno la possibilità di reintegrare i cittadini. Noi commissione potremmo non avere la possibilità di fare un sopralluogo, e non c'è la possibilità di far rimediare questo cittadino che bene o male l'ha tirata là un'osservazione, capito? E a me questa cosa qui mi resta un po' alla gola, perché uno dice, ma Dio santo, ma bene o male mi sono azionato, l'osservazione l'ho fatta, è possibile che in qualche modo, perché c'è stata una mancanza, dici te, non lo sapevo, metti l'ignoranza, lo so che la legge non ammette ignoranza, per carità, ma non ci sia modo di riprendere in mano questa osservazione che bene o male è stata fatta? Ecco, io, ragazzi, sono sempre contro la burocrazia e queste cose, e questa cosa qui non l'ammetto. Come non ammetto tante... io, per esempio, avevo chiesto di fare un sopralluogo su un'osservazione, non me l'avete voluto far fare, e per me è stata, vedi, anche questa una mancanza di rispetto che avete avuto per me, per esempio, perché io commissario avrei voluto far fare un sopralluogo su un'osservazione, ci avevo dei dubbi, è chiaro. Tu me la ricordo, Michele, non ci siamo andati. Qui, ragazzi, è uguale, una persona, no, bene o male l'ha fatta l'osservazione, è possibile che la legge non gli dia il modo di recuperare? Vabbè, non ha messo le fotografie, ma Dio santo, bene o male l'osservazione l'ha fatta. Qual è l'osservazione di cui parlavi? Perché io non me la ricordo. Io per esempio sull'osservazione 96 io ci sarei andiamoci, mica chiesto la luna, ho detto andiamoci a fare un sopralluogo, sono un commissario, mi garbava andarci a fare un sopralluogo. Infatti io sono favorevole a sopralluoghi, io ora questo me lo ricordo. Dico, ma perché la legge non deve ammettere un sopralluogo dove non c'è? Ora, per carità, si parla così per le azioni, magari il segretario ci dirà diamine, potete andare a fare sopralluoghi, per carità di Dio. Però dico, bene o male, il cittadino la sua osservazione la fa. Infatti, scusa Michela, la cosa che hai detto da ultimo è molto appropriata. Sono io che mi faccio uno scrupolo, Ci sta anche che il segretario ci dica... Ci sta anche che il segretario ci dica che è una nostra decisione, Ci sta anche che il segretario ci dica, perché siccome te non sei più di me, siccome sei avvocato, sai come funzionano queste cose, ma a me succedesse, mi dispiacerebbe, capito? Perché dico bene o male. Però, diciamo, per essere chiari, Michela, il buon avvocato è quello che quando non ha approfondito una cosa sta zitto, no? Per quello io sono prudente, tutto qua. Se no si rischia di dire delle sciocchezze nel mio lavoro, se non si studiano le cose, siccome io non ho approfondito, non sono in grado. Speriamo bene allora che sia. Ci sta anche che il segretario ci dica: guardate, le osservazioni sono soltanto un contributo collaborativo. Non sta scritto da nessuna parte che ci debbano essere le foto. È legittimo che l'ufficio esprima quel parere perché le foto non ci sono, ma è altrettanto legittimo, no, che la commissione, se vuole, faccia un sopralluogo. Ci sta anche che la risposta sia questa. Voi ci ha fatto un ragionamento, no? Quindi, però non ho approfondito, e quindi, non avendo approfondito, vorrei evitare di dire delle sciocchezze. Tutto qua. Speriamo, perché andare a fare un sopralluogo è dare una possibilità. Invece, Michela, il caso che facevi te, e che mi ricordo, è un caso diverso. Lì le foto ci sono, quindi io non avevo capito che te
Avevi un'esigenza di fare un sopralluogo. Per me era duplice, capito? se ce lo vogliamo fare, ce lo facciamo. Cioè, non è che non sarà un sopralluogo in più o in meno che ci cambia la vita, insomma. E quindi va bene, se lo vogliamo fare, si fa. Se mi ce la volete rimettere nei sopralluoghi da fare, vi sarei grata, sinceramente. Mettiamocela da 96 nei sopralluoghi da fare, non è un problema. Cioè, per me non lo è, ora poi decide la commissione, però per me non lo è. Io mi ricordavo l'avesse chiesto il sopralluogo, perché io quando si chiedono il sopralluogo sono sempre favorevole. Ok, Io mi ricordavo questo sopralluogo. andiamo avanti. Antonella, Dimmi. Sì, possiamo andare avanti con le altre osservazioni? te la sto facendo vedere. Ah, scusa, scusa, non avevo capito. Numero è? 228. E la 4,76, la 4,67 no? Ti guardano dopo, sono quelli senza foto, per cortesia, seguiamo la linea. Ah, Dai. no, no, mi ricordavo che era Okay. senza Vai, documentazione. vai. Questo sì che è un caso singolare. Questa è la 528. Dicevo, qui però non siamo di fronte ad una pertinenza o un mi sbaglio, siamo di fronte ad una vera e propria addizione. No, Eh? credo che sia sempre dell'edificio, è un ampliamento forse dell'edificio. Secondo me questa è da due, vi dico la mia opinione. Questo cos'è, Simone? Era come era prima? No, è il retro. Cioè, no, è Ah, retro, scusa, no, no, ho detto una sciocchezza, non è retro. è un fianco, sì, è È uno un'angolatura. spettro davanti visto dall'angolatura sinistra, e invece quella di sopra è sempre il solito prospetto visto dall'angolatura destra. Vedi, Michela? Solo che mi sembrerebbe che a differenza di quelle che abbiamo visto fino ad ora, qui non siamo di fronte ad una pertinenza, e allora valgono tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. Qui siamo di fronte a un edificio dove si vede un'addizione volumetrica piuttosto importante. Mi sembrerebbe da due, onestamente, questo. Cioè. Però ditemi, cioè. Tra l'altro, anche nella porzione Manola, più intatta. volevo sentire anche l'opinione della Manola. Questa è Ogni un'addizione caso. volumetrica. Ecco, ogni caso è un caso a sé, Riccardo. Questo è un caso in cui un antico fabbricato è stato, come dire, è stato fatto un'addizione volumetrica molto brutale. C'è poco da dire. Il fabbricato antico conserva ancora le caratteristiche originarie, a parte qualche. Probabilmente l'inserimento di questo brutto forno, insomma, però c'è questo ampliamento che gioca, insomma, una parte importante. Per cui si riconosce ancora una permanenza di valori storici, però compromessi da questa addizione. Perché quell'addizione lì non è recente. No, tanto recente non è Riccardo, però di sicuro è di un bel po' di anni a vedere, insomma, l'invecchiamento anche del materiale, le caratteristiche con cui è realizzato. Sarà dopoguerra.
Però negli anni chiaramente è stato 60. fatto dopo in aggiunta al fabbricato. Sì, perché vedi il Ma che fabbricato disallineato, è disallineato. inquadrato, è anche nella carta, non è riportato nella carta l'addizione volumetrica. Come vedete è riportato il fabbricato antico, l'originario. Sì? Manola, l'istruttore dell'ufficio qual era? È di accoglierla. Sull'osservazione. È di Sì, accoglierla. Io è di portarlo in due. sono d'accordo. Dov'è questo edificio qui? Sì. Annocchi, via Sandro Pertini. Vediamo se è sulla strada, se magari si può vedere con Google Maps, tanto o no. Volevo vedere, sì. È sopra strada, assai sopra strada, non credo si arrivi. L'Antonella è un'esperta, eh? Espertissima. Il Segugio Venturini. Eccolo lì, sì. Non c'è le case davanti, mi Condomino, se sembra. si vedesse. No, non so. Forse semmai sai dove, dal Ponte di Nocchi, guardando a dritto in lontananza, forse si potrebbe vedere, ma. È qua su sopra. Si va a Nocchi. Ponte Ma è di sopra la strada. Per a quello che Nocchi. dicevo. Ah, di qui. Ma forse da qui si vede percorrendo la strada? No. C'è le case davanti al ponte. È coperto dalle Roberto, case te che prima. ne pensi? Volevo Eccolo lassù dietro, guarda, sentire. eccolo lì. Il Segugio l'ha Ecco, trovato. eccolo, Brava. eccolo. Brava Segugia. Ma io non lo so. Roberto, te che ne pensi? Recente, quella lì è fatta prima del 67, senz'altro, perché ampliamenti del genere non sono mai stati concessi dopo l'approvazione del piano regolatore del Michelucci, perché avevamo degli ampliamenti, ma non di quelle dimensioni lì, e poi non è fatto con una tecnica recente. È un 2 questo qui, ma ce lo presentò anche il Cinquini, ci disse, se ve lo ricordate, alla prima commissione. Quando gli edifici storici hanno avuto dei ritocchi nel tempo, ora poi voi l'avete chiamati superfetazioni, quelli piccoli o okay, che, sono stati ritoccati e hanno mantenuto le caratteristiche, ma hanno avuto dei ritocchi successivi, almeno per come avevo capito io, ce l'aveva presentati Sì, come un 2. è Poi così, dopo si Michela. sono... Lo so tesoro, ma dopo si sono interpretate queste benedette superfetazioni e abbiamo lasciato in uno e va bene. Questo però è un 2 per la Madonna. Sì, Ora non ce lo anche fanno più. secondo me. Anche secondo me è un 2. Però Perché siamo sennò qui a altrimenti. parlarne, no? Cioè, perché... Anche secondo me è un 2. Questo era stato messo da parte perché ci interrogavamo, no, sul livello delle superfetazioni, ma mi sembra che la Commissione oggi abbia ben individuato, no, quale può essere il discrimine, cioè un conto è un piccolo oggetto o un oggetto che costituisce la pertinenza di un edificio principale, altra cosa è un'addizione volumetrica di questa importanza che riguarda l'edificio principale, con delle superfici che chiaramente, insomma, hanno caratteristiche volumetriche di superfici appunto importanti, no? Mi sembrano casi diversi, è un caso diverso, insomma, da quello che abbiamo visto, da quelli Sì, che abbiamo volevo visto. capire una cosa, ma la via Sandro Pertini qual è? Io non la conosco. Qual è la via Sandro Pertini? Dov'è? Da dove si imbocca? Io non so dov'è. Non te lo so dire nemmeno io, Riccardo, ti confesso la mia ignoranza. No, per curiosità. Cosa hai domandato, Riccardo? Non ho capito.
Dov'è la via Santo Pertino? È quella che vanno. È, local... è quella che vanno. Come? È la strada principale, Jacopo? Sì, sì. Tutta la via che fa fino a Torcigliano si chiama via Sandro Pertini. Allora, io non lo sapevo. Nemmeno io. La prima volta. E da quando? È tanto. Da quando Bertola cambia il nome delle strade. Madonna, ma però allora su qui non si... Cioè, qui su Google non è... Ma perché quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia. No, per dire, perché io non l'ho mai sentita dire via Sandro Pertini. Dico la verità. Ma forse perché nessuno ce la chiama così. Ma hai capito, ma via non lo so. Si vede. Ma in fondo alla via c'è il cartello, gente. Sì, no, no. No, no, ma va bene, Jacopo. Infatti io confessavo la mia ignoranza. Non aveva una contestazione, che non lo sapevo. Ok, io sono d'accordo con l'istruttore dell'ufficio. Cioè, due. Dubbi da parte di qualche commissario? No, no, io sono d'accordo. Lo prendo come silenzio assenso all'istruttore dell'ufficio. Andiamo avanti. Antonin? I famosi ruderi di Candalla. Un problema. Ma dunque, la richiesta qual era però? Di inserire tutti questi ruderi, tutti questi edifici di cui c'è tutte le indicazioni come edifici di interesse, mi sembra. Aspetta, Ruderi volevano, no? Ruderi, sì. Come, Sì, in pratica già loro dicono che la schedatura di tutti gli edifici ha lo stato di rudere. Però il problema... Io mi sono già espresso. Ecco, te Riccardo avevi proposto di andarci a fare un sopralluogo, ma come si fa ad andare a sopralluogo? Ora quelli lungo il fiume si vedano. Ascoltate, la posso... Ce l'ho io una proposta, ce l'ho io una proposta. Cioè, una proposta è un parolone, c'ho diciamo un'idea che poi l'ufficio ci deve ragionare sopra per capire se può diventare una proposta. Allora, secondo me questo è il classico caso, Manola, da piano di recupero, cioè... se questi vogliono fare un intervento, fanno un bel piano di recupero, classificano loro ogni edificio, ce lo fanno vedere loro quali sono le caratteristiche di ogni edificio, ne riconoscono quindi i valori, no? Di volta in volta, e poi propongono un piano di recupero che va in consiglio comunale e che il consiglio comunale valuta per quello che è. Cioè, quindi io sarei per una scheda norma in cui si dice no? Che il compito del proponente è, a parità di superficie e di volume, no? Proporre un piano di recupero dove, no? si propongono interventi, no? sui vari edifici in funzione dei valori che gli vengono riconosciuti in questo piano di recupero. Simone, dimmi. Io avevo già parlato con Cinquini per questa soluzione, però fu scartata perché non si riusciva a costruire la scheda norma, perché se non fai un perimetro, se non fai allora il Fabrizio preferì schedare i fabbricati, perché la mia idea quando ho visto l'osservazione era la tua, nel senso di fare una scheda norma, mettere soggetto al piano attuativo, il consiglio comunale, e a quel punto lì a fare rilievo ci andavano loro e noi eventualmente si controllavano. Però è stata molto difficile col Cinquini costruire la scheda norma. Ci si può riprovare, per amor di Dio. Riproviamoci, perché io devo dire che l'obiezione che fa Riccardo mi sento di condividerla. Cioè non è che noi possiamo dare delle classificazioni così, diciamo, a occhio, no? Cioè, stiamo guardando bene fotografia per fotografia, al punto che in alcuni casi facciamo sopralluoghi e deve valere per tutti. Ora,
proprio perché qui, fra virgolette, è un lavorone e tra l'altro è anche utile, no, dal punto di vista pubblico, che ci sia un progetto unitario, no? Perché è utile anche per il comune che ci sia un progetto unitario. Io sono per una scheda norma dove chiaramente a parità di superficie e di volume, quindi danni non se ne fanno, questo voglio dire, però il grado di intervento sui vari edifici, no, che può essere più o meno intenso a seconda delle caratteristiche degli edifici, dipende da una proposta progettuale che faranno loro, e a sua volta dipende da un quadro conoscitivo che faranno loro. Cioè faranno la fotografia di ciascun manufatto e ci diranno: guardate, questo è un manufatto assimilabile a un 1 e qui quindi si fa soltanto un restauro, questo è un manufatto assimilabile a un 2 e quindi no, si fa una demolizione con fedele ricostruzione e via di questo passo. La parola lì con Cinquini, anche lei si era approfondito con l'Antonella, poi abbiamo preso l'osservazione e l'abbiamo spedita al Cinquini, il quale la doveva riverificare e metterla in cartografia. Sì, ma anche loro hanno difficoltà perché tanti fabbricati non ci sono nell'aerofotogrammetrico. Appunto, cioè, quindi, non si sa come metterli. No, anche qui i proprietari non ci sono andati a fare le foto, perché anche i proprietari, visto che sono tutti, potevano fornirci le fotografie. Allora, no? Michela, sono un e mezzo a Boston, rivestiti della vegetazione, tante cose non scusate, si vedono. Se uno ha interesse a fare un intervento, esatto, dovrà anche documentare. Io non ho capito tutto quello che vuol fare. Ma ora il problema è adesso, capito? Ma il problema resta di chi vuol fare l'intervento. Cioè, bisogna riuscire a capire se è possibile con le referenze che hanno messo loro sull'osservazione, perché i fabbricati che possiamo riportare in scheda norma sono esclusivamente quelli che loro hanno messo sull'osservazione, perché non è che si può andare a pescare altri ruderi o altre zone, quindi quelli che sono segnati qui dovrebbero essere ricostruiti attraverso una scheda norma con quello che diceva Simone, nel senso si citano i fabbricati, si dà una scheda norma generale, una norma generale, e all'interno di quella quando fanno l'intervento ci documentano. Però cioè, per essere chiari, Roberto, per essere chiari, io non lo so se dico una sciocchezza dal punto di vista tecnico, questo non lo so, però per essere chiari, qui ci vorrebbe un piano particolareggiato di iniziativa privata, no? Cioè, così come si farà il piano particolareggiato, farà la prossima amministrazione, noi casomai lo avvieremo, così come va rifatto il piano particolareggiato del centro storico, che è un'altra cosa, che è di iniziativa pubblica, qui è da piano particolareggiato, no? Cioè ci vuole il privato, come dice Riccardo, che ha interesse a recuperare questi immobili, che fa un quadro conoscitivo, mica necessariamente completo, degli immobili che vuole recuperare, no? Degli immobili che vuole recuperare, fa un quadro conoscitivo degli immobili che vuole recuperare e ci propone in funzione di quel quadro lì un piano particolareggiato, no, che differenzia gli interventi in funzione delle caratteristiche degli immobili. Potremmo davvero prevedere un piano particolareggiato, allora fate tutto. Non so se è fattibile di iniziativa privata. Sì, certo, hai voglia, certo. No, io condivido in pieno quello che te dici, perché anche perché il sistema, gli edifici sono così diversi che, come dire, c'è un problema di viabilità, di accesso, cioè la zona è una zona molto particolare, molto delicata, di notevole valore ambientale, insomma, non è il fabbricatino singolo, ma è un sistema qui di fabbricati, no? E quindi è giustissimo. Ma gli si può già rispondere in questa osservazione, allora? Andrebbe cambiata però l'istruttoria. L'osservazione, vedi, si vede altri pezzi di giallo, che è la proprietà. Quindi non è che si può fare una scheda norma, come si diceva con Fabrizio, allargata a tutto. O cerchiamo di capire quelli che sono su questo... osservazione, vedi c'è scritto polveriera, allora su quella probabilmente e con l'area in proprietà si può costruire una scheda norma, secondo me, o soggetta al piano attuativo, che poi peraltro è quello, nel senso, però Roberto, forse la cosa che dicevo da ultimo, che non è la stessa cosa della scheda norma, no,
ma che mi è venuta in mente ora, quindi cioè il piano particolareggiato, no? Cioè così come nel centro storico di Camaiore ci vuole un piano particolareggiato, o questa è un'area così importante, così delicata dal punto di vista ambientale, naturale e anche, no, degli elementi di testimonianza storica che ci sono, che te privato mi proponi un piano particolareggiato con un quadro conoscitivo fatto bene e con una proposta progettuale fatta bene, e io un consiglio comunale lo valuto e lo approvo come fosse un piano particolareggiato. Non so se è fattibile, io credo di sì. Simone, il problema è quello del perimetro. Vedi quanti gialli ci sono? Se te lo metti soggetto al piano particolareggiato, gli devi dare un perimetro, perché allora resti scoperto. Il problema che posto è quello, hai capito? È di perimetrata. Il perimetro non gli si può dare, scusa Roberto. Non gli si può dare un perimetro. Sì, glielo possiamo dare. Quello che hanno chiesto loro glielo dà il perimetro. No? Limitatamente, sì, vedi, ai fabbricati qui che hanno chiesto loro. Appunto. Non è così semplice. Sì. No, vabbè, non è semplice, ma non è semplice neanche classificarla così alla scelta. Io le classifico. Possiamo provare a lavorarci, Roberto e Manola, Manola e Roberto. Sì. Possiamo provare a lavorarci, Manola? Sì. Certo. Okay. Con Cinquini sarà già cominciato, poi abbiamo scelto, lui ha scelto questa strada, ma ce l'ha tornando. Era troppo lunga forse l'altra, ma va a fare, siccome è un dico... da tutelare, non si può, siamo stati attenti a tutto e qui sì, via. No, ma non ci siamo arrivati in fondo, perché non abbiamo mica classificati, ci siamo arenati prima su questi fabbricati. Sono d'accordo con Riccardo. Poi tra l'altro non si era ragionato di una scheda norma, invece un piano particolareggiato è una cosa diversa, probabilmente è più semplice fare la norma su un piano particolareggiato che una scheda norma, vi torna? Io credo che se è fattibile sia la soluzione migliore, sentite il Cinquini. Anche perché è scontato che sia di iniziativa privata, no? E quindi voglio dire, è un'area omogenea, non ci sono, come dire, compartecipazioni, no? Anche condizioni diverse esterne che rendano complesso l'applicazione dello strumento. Cioè, potrebbe essere davvero, oltre che una soluzione normativa, no? Nel momento in cui facciamo il piano, anche una soluzione applicativa convincente nel momento in cui, sì, esatto, nel momento in cui poi si dà uno strumento ai cittadini, al cittadino, insomma, agli interessati per ragionarne. Vedi quanto giallo c'è? Avrà le fatiche. Sì, però aspetta, quanto giallo c'è, Roberto si riferisce alla roba che è di loro proprietà? Cioè, non si riferisce alla, al sì, contesto. è la loro proprietà. Ma noi ci dà una parte della loro proprietà. Noi si esamina la questione lombricese, no? Insomma, il sistema che è intorno all'lombricese. Cioè, gli edifici sembrano concentrati in una parte, no? Si farà un'area di piano particolareggiato in quella parte lì. Ma forse anche in una parte, vedendola così, cioè c'è una, per come conosco il territorio in questa parte, direi che insomma la questione è piuttosto chiara. Dov'è il taccone qui? Anche se non ci rientra qualche rudere, penso sia un problema, Sì, anche perché la loro proprietà non è detto che coincida con gli ambiti della pianificazione urbanistica, cioè ora... Dai, è chiaro, c'è un sistema di vecchi edifici lungo il lombricese. Intorno a quell'area noi possiamo fare una proposta normativa che è quella della presentazione di un piano particolareggiato con un quadro conoscitivo che schedi gli edifici sui quali loro intendono intervenire, e in funzione del riconoscimento dei valori che ogni singolo edificio esprime, facciano delle proposte progettuali che siano la conseguenza, no, del quadro conoscitivo. Insomma, i piani particolareggiati questo sono, no? Sono la ricognizione puntuale dell'esistente, il riconoscimento dei valori che l'esistente esprime e una proposta progettuale che sia coerente con il lavoro conoscitivo che è stato fatto.
individuiamo un ambito che è quello intorno all'Ombricese, dove c'è una concentrazione di edifici che è significativa e si muoveranno intorno a questo ambito. E come dice Riccardo, se qualcosa che hanno qua e là sparso in ambiti più ampi di resta fuori, pace, cioè ora non è mica che... Mi pare chiaro che ci sia una concentrazione lungo l'Ombricese, no? Giusto? Ma diamine, diamine, sì. Che ne potrebbe dettare anche le condizioni, perché se è nel reticolo idrografico, nei 10 c'è, metri... C'è anche questo problema, eh? Dai, proviamo a lavorare in questo senso. Va bene, Manola? Vabbè, Manola, ci sono tutti i problemi, l'accessibilità, sì, il vincolo, certo. Uno dietro l'altro. Però condivido Simone, perché è vero, è così particolare, così delicato, che necessita una visione ampia, complessiva, insomma, omogenea. Ok, sì. Tra l'altro, come dire, omogenea è anche il soggetto, capito? Abbiamo anche questa fortuna, oltretutto, no? Esatto, sì, quella è una fortuna. Va rivista anche l'istruttoria. Sì. Certo. Ora questa ne riparliamo a fine mese, quando rientra, cioè noi ci lavoriamo nel frattempo e poi ne parleremo anche con il collega, col Fabrizio Cinquini. Sì, mi pare chiaro che se l'argomento passa di mano, no? Non la ritroveremo, certo. Se questa è la linea nelle classificazioni fabbricati. Certo. Ok, ci abbiamo, ma Antonè? 551. La richiesta qui, vediamo. Dov'è questo? Da 1 a 2, via di mezzo vado. Via di mezzo? Fotograferanno il retro magari. Si fa andare a vedere con Google Art il davanti, perché sembra il retro quello lì. Sì, è senz'altro il retro. Però credo che qui sia la lettura di contesto sia giusta. Anche secondo me è giusta la lettura di contesto. Siamo fuori strada. Mi sono persa, un attimo. Aspetta, si riguarda. Allora, è vicino all'incrocio con via Rimini. Che è quella lì, sarà vera, Antonio. Se eravamo su. Via Rimini, via Cesenatico. Avevamo fatto un incidente, cioè ci eravamo piantati nel muretto. Via Rimini, via Cesenatico, ci siamo a Romagna, vai. Dall'altra parte? In quell'altro verso, sì, bravo, così. A su.
Ci sono, è questo qui. Forse non si vede, sì, dalla strada. Sì, ma si vede, si vede. Aspetta. È quello là. Mi fa venire il mal di macchina, Tonè. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo là, eccolo là. Aspettate, eccolo là, aspettate che guardo se ce la faccio, andargli un pochino più davanti. No, c'è la siepe, no, no, no. Ecco. Ah, brava, brava. Eccolo qua. Vabbè, questa è ora. L'istruttore dell'ufficio è uno, giusto? L'avremmo accolta. No, scusate, scusate. Che numero è? La 551? Sì, gli abbiamo dato un 2, dai. L'abbiamo accolta, le abbiamo dato un 2. Forse. Ma mi dai su Antonella su queste foto? Qui hanno di sicuro fatto il cordolo, perché vedete che è mascherata con questa finta stonacatura e il rialzo della gronda. La domanda è se queste modifiche che sono hanno mantenuto le mandolate, non credo che abbiano fatto neanche no. Nemmeno se l'hanno fatte le ampliamenti ne sono stati fatti. Questa è quella vecchia. Non sembra, Michela. No, direi di no, che ci sono ampliamenti. Capito, quindi mi sembra che sia stato mantenuto bene anche con le mandolate, questo finestrone, a parte il cordolo, ma... Questa qui che è retro? No, è no, no, è lo stesso fronte, è lo stesso fronte. È fronte. Lo stesso fronte. È che c'è il palo davanti, non vedete la fine della mandolata. Infatti, ma prova un pochino a spostarti, Antonella. Ma siamo nello stretto, ma no... Vediamo un pochino. No, non ci si fa. No. Ora c'è anche il conchino. È peggio, infatti. Insomma, io sono d'accordo con la Michela. Mi sembrerebbe di dire che per i criteri che abbiamo adottato è un 1. Sì, questa però d'accordo. È solo la mia opinione. Sono d'accordo. Allora modifichiamo Simone, e dite modifichiamo l'istruttoria. Se la commissione sì, è d'accordo, se, modifichiamo esatto, non so se gli altri commissari. Sì, infatti, sì, non si sono ancora espressi. Michela, gli altri. Alberto, Riccardo, Graziano è entrato. Non ho capito, non ho capito. Io secondo me è un 1 per quello che abbiamo fatto fino ad ora, via. I criteri sono quelli. Sì. Sono okay. D'accordo, allora cambiamo l'istruttoria, va bene? Il parere anche. Sì. Ti chiedono un manufatto con pannelli prefabbricati. Allora, specificate le caratteristiche, vogliono una classificazione. Allora, qui abbiamo rintracciato la concessione. Non capisco, ragazzi. Chiedete qualcuno al microfono.
ho detto qui abbiamo ritrovato la concessione, vi faccio vedere le foto, perché non ci sono foto qui, ok? Mi sembra che sia un condono edilizio, tra l'altro. Ma... classificato 2. Queste insomma, sono anche... le schede, scusatemi, queste sono le foto allegate al condono. Ok. Vabbè, ma qui dubbi non ce ne sono, no? Appunto, dai, siccome non avevamo le foto, le abbiamo detto, ma... sì, okay. No, nessun okay. dubbio. Bene, quindi non accolta, siamo d'accordo. Torniamo all'altro elenco, allora. 606. Numero 606? Sì. Chiedevano la classificazione da 1 a 2. Io qui ho le idee chiare. Mi sembra. Anch'io ho le idee chiare. Va bene, niente. Quindi il parere dell'ufficio è che vada mantenuta uno, no? Giusto? Avanti, avanti. Seicentosette. Ora questa qui non so se ve la ricordate, la Michela aveva chiesto di vedere se c'era la vecchia documentazione prima degli interventi, l'abbiamo trovata, ve la faccio vedere. E qui cosa si domandava, cosa domanda l'osservante? Osservante, da 1? Sì, a 2. No, a... A recente mi sembra. A recente. No, era 2, no, mi sembra. Si chiede che questo edificio sia classificato come 2. No, osservazione. Ma c'è diverse cose. C'è qualche cosa che non torna, perché nella sintesi c'è scritto si chiede la modifica dell'attuale previsione da edifici sparsi o isolati di impianto storico, poi edifici classificati di interesse ambientale 2, a... A, edifici sparsi o isolati di recente formazione. Edifici sparsi o isolati di recente formazione con destinazione residenziale. Da 2 a recente, quindi. Sì, da 2 a recente. No. Ma stai leggendo la 606, Manola? Sì, la sintesi del registro. La 607. 607. Sì, no, ma la finale di 606. Oh, scusatemi, scusatemi. No, scusatemi, scusatemi. Abbiate pazienza, ero rimasta indietro. Scusate. Allora, ora prendiamo. La 600. Ma questa che stiamo guardando qual è? La 7, la 607. Sì, no, perché ma la foto allora... era giusta. Era la 607 la foto, ma era giusta. Sì, la foto è giusta. Ma ora non c'è più. Aspettate, ma poi... Antonella eri nel posto giusto, ecco. Era questa, no? Ma cosa io però lo... cosa chiede, siccome non ho il registro sotto mano, cosa chiede l'osservante non l'ho capito. Chiede il recente, dal 2 al recente. Da 2 al recente. T'ho detto. Ora torna. Aspettate che mi sono un attimino confusa io, Non si era presa? No, eccola qui. Ecco.
No, scusate, neanche No, questa. no, perché non No, torna. no, non, ma non si era presa la concessione di questa qui, vero Manola? Non me lo ricordo. No, io sì, perché io l'ho segnata, stato sovrapposto più foto, stato sovrapposto primo progetto variante. Dovresti averli scannerizzati. Eccola, eccola. Ecco, questo è il fabbricato originario, E allora dobbiamo scendere giù. che è quello che abbiamo visto fotografato, che era la pertinenza di quello grigio in secondo piano. Ok? Questo è l'edificio al quale è stata rilasciata una concessione. Ora noi abbiamo scannerizzato la concessione con interventi eseguiti negli anni, dove nel primo blocco era la ristrutturazione dell'edificio della pertinenza con la realizzazione, mi sembra, di un porticato. E poi un successivo ampliamento di garage che gli configura quella L che vedete qui, questo pezzo qui. Ed è quello che vedete, ecco, questa è la documentazione che vedete. Quello che sta segnalando l'Antonella è il primo intervento edilizio di ristrutturazione con realizzazione di questa tettoia al primo piano. E poi a sinistra invece l'ampliamento con quella copertura a capanna che è un garage. Allora, noi l'abbiamo valutato che l'insieme di tutti questi interventi ne hanno modificato, diciamo, le caratteristiche originarie dell'edificio, ancorché riconoscibili, però sono elementi abbastanza forti e quindi noi l'avremmo accolta Anche secondo me da da 2 accogliere. a recente. Vi ricordo che da 2 a recente. Che dici Riccardo? Non ho capito nulla. Chiedevo a Alberto e Jacopo che dicono, siete più tecnici. Io tendenzialmente la condivido. Mi sembra anche che ci sia stato un caso analogo, di analogo trattamento, un po' di tempo fa. Anche la mia opinione è conforme a quella dell'ufficio. Mi sembra che il livello di trasformazione sia radicale, insomma, non. È stata stravolta tutta, dai. Infatti, infatti. Sì, sono d'accordo. Da 610 no? Ci avevi segnato la 610, Riccardo? Me l'ero segnata, può darsi che è sbagliato. Io ce l'ho fatta, ce l'ho verificata. Verificato, allora 610. Aspetta, 610? aspetta, ce l'ho qui. Sì, Esaminata, è vedi? tra quelle dopo si guarda, è tra quelle che dovevamo verificare noi in un'altra maniera. Sai, che mi Ah, mancava. Non si capiva, comunque è un altro gruppo, si guarda dopo. Aspetta, vabbè. Ok. ritorno indietro. Qui c'era questo. Qui nel piano operativo adottato avevamo messo RA, cioè nuclei antichi in pratica, ma non avevamo messo il numerino. E Ah, loro ok, chiedevano di mettere il 2. E noi avremmo messo l'1. quindi. Siamo al limite, però io forse sono d'accordo con la richiesta. Io volevo capire una cosa da quelli, come dice Riccardo, più tecnici di altri. Quella parte dell'edificio bianca che è sul retro, no? Che è una
insomma, che è un'addizione rispetto all'edificio di partenza. Ecco, che valutazioni date voi tecnici? Cioè, dici te se è un troiaio, no? Esatto, sì, se la vogliamo tradurre, esatto. In termini. Ma io non lo so se è cioè se nasce da terra come un'addizione. Sicuramente va in altezza come un'addizione, questo sì. E poi, cioè, messa insieme con il fatto che dall'altra parte c'è una veranda e una terrazza, perché di là c'è una veranda e una terrazza anche, cioè, una foto di sotto, cioè una veranda e una terrazza. Insomma, mi sembra che il livello sia una bella addizione, ragazzi. Mi sembra che il livello di compromissione sia elevato. Detto questo, è anche vero che ampiamenti ci vuoi fare qui così, cioè, vuol dire, sei su un greppo, cioè la strada da una parte, la piazzetta da quell'altra, perché sennò la parte verso valle è tutta libera. Sì, ma l'hai in mente come... Insomma. Se gli metti due, l'addizione la possono fare. No, quello è chiaro. È più la spesa che l'impresa? Si può rivedere la foto? Antonella, rimetti un po' la foto, quella dove c'è la veranda? Cioè, voglio dire, qui c'è una veranda al piano terreno, diciamo al seminterrato, e poi c'è una terrazza, si vede le balaustre con il... Sì, sì, e poi c'è anche un'addizione sulla destra, no? Che cos'è? Sì, ora però non è che l'addizione tutto sommato non ci sta bene, no, no. Io sono d'accordo, però chissà che storia ha questa cosa, io non so dire. Certo, ma per carità è anche un centro storico davvero, cioè non è che da un'altra parte, però dico, anche lì, insomma, mi sembra che... come dire, rischio, sia così. Beh, se la vogliamo trattare come quell'altra che aveva quell'addizione volumetrica importante, e c'è da trattarla come quell'altra, c'è poco da fare. Sì, non è come quell'altra, eh. Purtroppo questo è un caso limite, guardate, cioè un caso così non l'abbiamo trovato fino ad ora, un caso così. Nel senso che... Di com'era questa scena, foto vecchia? No, non dobbiamo cercarla, Riccardo. Il problema è che prima a Fibbiano era un centro storico e quindi era classificato come il centro storico di Camaiore. Ogni fabbricato aveva un numero e aveva una normativa che non poteva fare quel tipo di intervento lì, perché erano tutti a parità di volume o quantomeno con piccoli rialzamenti. Poi è diventato l'RU e non mi ricordo come è stato messo, ma senz'altro è stato messo dentro il paese e andrebbe visto che numero aveva sull'RU. Si può andare con Google, Antonella? Ma non vedi più di quello. Un'altra cosa, aspettate un attimo. Andiamoci, Riccardo, ma non vedi più di quello, perché dopo è pedonale. Ah, ok. Perché può darci che... Peraltro si vede anche bene quando uno arriva a Fibbiano. Eh sì, è solo dal parcheggio. No, lì sei a Migliano. Più su. Tra l'altro non lo specifica più perché chiede un 2. A destra, Antonella. Eccolo adesso. Eccolo lì, sì. Io che mi ricordi l'ho sempre visto così.
Non sono schedati questi qui, non c'hanno un numerino. Perché è nel centro storico. Erano nel centro storico, Roberto. Vedi, era un 3, a quel tempo era un 3. Accenditi il microfono. A fare l'ampliamento col vecchio RU. Quindi molto probabilmente ha recuperato quel troiaietto che era lì accanto. Ma quel troiaietto che era lì accanto, in basso, infatti si vede già nella carta tecnica che fu usata, no? Quella lì è quella di base dell'EDU. Ecco. Oh, si vede. L'ho trovato, dai. Brava, un attimo di pazienza. Gli è andata anche bene, guarda lì che finestraccia che c'è. Quindi c'era già questo. Ma all'epoca dell'RU c'era già sì, nel 2000 sì, però... Anch'io. Però non vedi che c'era la persiana di plastica, guarda, la volgibile di plastica. Sì. Che bello. Apri il microfono. Che dicevi, Simone? No, io volevo capire se quella torretta lì, al di là, diciamo, della persiana di plastica, ha un qualche valore. Io non ho gli elementi per capirlo. Nel senso che ma che ti cambia, che ha qualche valore? Cioè, di sicuro l'intervento che ci ha fatto ne ha recuperato del decoro rispetto a quel troiaio lì che era. Quello è chiaro. Ora, però... lì qui bisognerebbe avere delle notizie storiche della località, perché a vederlo ha una pianta forse quasi quadrata, io la posso anche tirare giù. Non so mica se questo paese aveva le mura, ce l'ha ancora, se quella era una torre, perché la vedete brutta, come dire, ridotta in uno stato veramente degradato, però... Cioè, se non si conosce le origini... A vederlo ha più valore ora che prima. Sì, perché è stata recuperata, è stata risistemata, capito? È stato recuperato il fabbricato, è stata ripulita, insomma, è più dignitosa. L'edificio mi sembra uguale o no? La sagoma, sì, sì, sì. È stato stonacato, è stato completamente stonacato. Sì. Già con la plastica. Plastica che ora? Che chiede lui? Che chiede l'osservante? Chiede la classificazione, cioè dentro il centro storico chiede la classificazione in due. Quella classificazione? Perché nel piano operativo adottato non c'è il numero. E essendo civile abitazione, se non c'è il numero dentro il centro storico? È un recente? Il cambio d'uso, può fare il cambio d'uso, basta che ci abbia requisiti igienico-sanitari, ma quello sempre, insomma. Ma ci abbiamo altri casi che sono saltati in numerini, ma non la bisogna risolvere quel problema lì, perché se no sono più... lo so, ma come si risolve? Se c'è un'omogeneità, lo risolvi, ma questo è solo... Lo risolve a livello di normativa. Perché se c'è RA e non c'è uno, due, tre o due, che tipo di intervento fa quello che c'è dentro? Infatti, hai ragione. Infatti dobbiamo utilizzare questo mese per vedere quanti di queste mancanze ci sono. Se sono è chiaro, dice,
dice la Manola, nel criterio utilizzato di classificazione per isolati all'interno del centro storico. Sì, se sono tutti, no? Più o meno omogenei, no? Sì. C'è il solito problema. Alberto, parla anche te, via, dici qualcosa. Questo non è così semplice, perché l'incertezza è stata tra dargli l'uno e dargli il due, è lì l'incertezza. Sì, perché noi l'avremmo classificato, perché c'era nell'adottato solo RA, e noi l'avremmo parzialmente accolta perché ci avremmo messo un 1 e loro chiedono il 2. Qui sono in difficoltà anch'io, mentre altre volte l'avevo chiara, sono anch'io in difficoltà qui. Bisognerebbe sapere se l'edificio principale era solo questo quadrato, se questa torretta qua dietro c'è stata fatta dopo, se questa terrazza qui, penso proprio di sì, è stata fatta dopo. Noi possiamo fare una ricerca sul catastale storico, quello ottocentesco, e vedere com'era. Guardiamo com'era, sono interventi abbastanza... Che osservazione è questa qui, la numero? 614. Un attimo. Lo vedete? Eccolo. Ah, eccolo. Eccolo, allora è un'aggiunta. Vedete che non c'è. Eh sì. Quindi, insomma, quindi è dopo, è una costruzione di sicuro dopo il 1850-1860. Di quando è, però io non sono in grado di dirlo. Antonella, con Google Map ci si va a vedere la strada dentro Fibbiano? No, dentro non ci vai, eh. Non ci vai, eh? È pedonale lì, eh. Lasci la macchina proprio lì. Ah. Magari c'è un pezzettino, vediamo. La strada ci si vede. Dalla strada la vedi, sì. Eccola lì, eccola lì. Qual è? Guardiamo il tetto. No, ma di sopra non ci vai, vedi. Ma qual è? Eccola lì. Ah, è tutta più alta, però. Ecco, brava, va un po' là dietro, Antonè. Ancora ecco, dietro? Ecco, sì, vai, ecco, vai. Ma ti allontani? Vediamo un po'. Non si vede. E invece, ascolta, se tu vai in 2D dall'alto? Dall'alto, Antonella, sì. È proprio tutto lungo, è proprio un corpo di fabbrica lungo, con copertura, vedi, parte a capanna e parte, non so se è mezzo padiglione. È a padiglione, mezzo padiglione. Sì. Mezzo padiglione. È un'aggiunta chissà quando. Sì. Probabilmente è fatta in due tempi diversi, prima una e poi un'altra. Sì. E con l'omino non ci si va, Anto? No. Al parcheggio non ci si arriva, eh? Ma è vicino alla curva, non si vede poco. Si vedeva, dalla foto di prima. No, mi butta fuori. Prima si vedeva, Antonella, eri in un punto in cui si vedeva. Io l'ho visto. Aspettate, ci ritorno. Non ho capito che volevi vedere. No, volevo vedere com'era da più da vicino questo corpo, questa dizione. Ecco, vedi, si vede anche che eccolo, ha una... Eccolo. Eccolo. Sono due aggiunte, prima una e poi un altro, non so quali delle due.
si vede che è recente. Quindi insomma. Non sono antiche, però non vi so dire il periodo. A me mi sembra più un 2, ragazzi. Allora, sicuramente nell'incertezza, vi dico come la vedo io, nell'incertezza potrebbe essere corretto dargli 2, perché quantomeno usiamo questo criterio, cioè di un'addizione volumetrica importante e non storica, no? Che è quello che abbiamo utilizzato prima, anche se prima ovviamente il caso era diverso, perché era un'addizione più grande e anche molto meno degradante, no? Questa non è un'addizione brutta, diciamo, alla fine, insomma, fra tante che ci possono essere. Però è un criterio che abbiamo utilizzato e forse nell'incertezza potrebbe essere la soluzione. Non so cosa ne pensa la commissione, la Michela si è già espressa, gli altri? Tendenzialmente sono d'accordo, la voce. Anch'io. Va bene. Allora Manola, non so se qui l'ufficio vuole rivedere la sua istruttoria. Vabbè, o ci facciamo un attimo un ragionamento e se del caso riguardiamo l'istruttoria, poi chiaramente ve la sottoponiamo, in ogni caso la vedete. Va bene. Ok. Allora, ora ci dovrebbero essere quelle che di documentazione, giusto? Anzi, ecco, quelle da sopralluogo quali erano in conclusione? Così almeno... Ma abbiamo finito, Antonella, quelle dubbie. Ne manca una, vedi, ne manca una sola. Guardiamola. Aspetta, ora mancherebbero da vedere. Ah, ce n'è ancora una. No, ma io questa qui io ce l'ho. No, scusate, questa io era finita in questo elenco qui, però io ce l'avevo nel registro, non so se torna anche a voi, come sopralluogo e sistemare la sintesi. Ma la 628? 628, sì, sì. Sì, anch'io ce l'avevo come sopralluogo. Ok, perfetto, ora mi è finita qui involontariamente, va bene, la tolgo, vai. Ok, allora Jacopo, stavi dicendo? Diceva appunto che per le classificazioni ci abbiamo in ballo quelle da sopralluogo e quelle, cioè le messe da parte, i dubbi le abbiamo guardate. Poi ci abbiamo altri raggruppamenti sottinsieme di messe da parte che sono per carenze di documentazione e per necessità di sopralluogo, è vero o no? Sì. Okay. Sì, allora, quelle dove c'è necessità di sopralluogo, nel senso che la commissione, no, basta appunto, come dici te, vedere quante sono e organizzare poi... Appunto, non ho capito quello, visto che c'è 10 minuti... Fisicamente, no, presenti a Camaiore, diciamo, il sopralluogo. Jacopo? Sì, ci sono. Ah, ok, no, perché ho avuto io un problema audio, non sentivo più. No, dicevo, vabbè, i sopralluoghi basta organizzarli. E le altre io, insomma, con l'ufficio facciamo un approfondimento, quelle dove non c'è documentazione fotografica, no? Lì dobbiamo fare un approfondimento col dirigente, ok? Ok. Ora, però scusatemi, c'erano delle pratiche, Manola, che avevamo visto. Infatti, quelle, noi di certe pratiche che avevate chiesto la documentazione, qualche donna ecco, l'abbiamo trovata. Brava, guardiamole. Questa è l'osservazione 38. Ok. Ecco, questo vi ricordate era quello che ha fatto l'intervento di cui avevamo parlato? Bisognerebbe far vedere l'osservazione, Antonella. Questo era il fabbricato originario. Ora ve lo faccio vedere. Qui è quella famosa. Bravo. Oddio. Tanto quando vedete la foto ve la ricordate perché ne ci abbiamo parlato un bel po'. Ecco. Mamma mia. Va bene?
Ecco, allora, abbiamo recuperato le pratiche originarie perché trattasi di un condono edilizio e poi presentazione di scia varie per il recupero. Si parte da una rimessa agricola. E come dici te, Riccardo, lì probabilmente a forza di interventi è stato modificato tutti gli edifici esistenti in quella zona. Ma... Allora, questo è l'origine. Questo è un danno irreparabile, però sì. Detto questo, cioè è tutto... Non sono mica convinto che quello che presenta è tutto conforme a quello che ha dichiarato. No, vabbè, ma noi abbiamo cercato... Allora, l'origine, vedete, è questa qui, no? Cioè una rimessa in muratura e poi un'altra parte, sempre dichiarata rimessa, che probabilmente è in legno, insomma, con materiali un pochino più precari. Questa è l'origine di tutto l'intervento. L'origine del male. Andiamo un po' sulla foto dell'origine ora, del male. E allora come si fa a non dire che ora è un recente questo stabile? Che è completamente stravolto e cambiato. È un recente per forza. Sì, c'è diciamo la permanenza del nucleo originario in pietra che poi è stato assorbito. Sì, allora se posso dire una cosa? Vai, intervieni Simone. Se posso dire una cosa che è seria e un po' una... Vai, vai Simone, vai. Che dicevi Jacopo? Nulla, ci abbiamo del ritardo fra la Toscana e la Calabria. Esatto, in questo momento, fino ad ora è andata bene, in questo momento c'è un ritardo. No, dicevo questo, che se posso provare a interpretare quello che la Manola ci vuole dire, ma non è difficile da interpretare, la Manola ci vuole dire, per me li potete anche dare un recente, perché purtroppo ormai il danno è fatto e di valori qui non se ne vedono più, no? Di partenza. Però usiamola, diciamo, a simbolo di quello che non va fatto, no? Cioè nel senso che al di là di quello che dice Roberto, cioè che magari ci possono essere anche degli aspetti di non conformità, non lo sappiamo, non è questa la sede, però quindi può essere tutto conforme, così come ci possono essere, no, degli aspetti di non conformità, non lo possiamo sapere in questa sede, però resta il fatto, no, che insomma il livello di trasformazione che quel luogo ha avuto è un livello di trasformazione che è sbagliato, no? Perché aveva un valore ambientale quel luogo che oggi insomma in parte ha perduto, quindi effettivamente gli si può anche dare un recente, però ecco, insomma, quando abbiamo attribuito uno, no, ad alcuni edifici in certi contesti con certe caratteristiche, è per evitare che succedano cose come quelle che sono successe in questo caso qui. Sì, mi dici Simone, la pietra dove la vede la Manola qui? È pietra o legno? Come? È pietra o legno questa struttura? No, si vede male Michela, perché è molto scura la foto. Lo vedi il tetto, no? La parte questa dove ho la mano io, si vede molto male. La parte questa che era in muratura. E questa parte qui è quell'altra che ci si appoggia, che è di legno. Io volevo, scusate però, un'osservazione. Allora... Io sono totalmente d'accordo anche con una valutazione di merito rispetto alla qualità territoriale dell'intervento, della trasformazione, a quello che ha prodotto. Però qui c'è un tema territoriale prima di tutto, perché di scene come questa su edifici che da un conto diventano un contadino, nel recente ce n'è un sacco in asporta. Il punto è che qui, oltre a aver consentito questo, a poter essere ammissibile questo tipo di trasformazione, è stato ammissibile qui, cioè in una situazione in cui per arrivarci c'è stata portata un livello di urbanizzazione che è ben più incompatibile che della trasformazione stessa dell'edificio in sé.
Cioè, su questo io vorrei che convenissimo, perché il tema è quello, cioè non è il fatto che un edificio che non ha nessun pregio o che perlomeno insomma è stato ampiamente trasformato, tant'è che c'è stato un condono andato a un porto, sia stato trasformato in qualcos'altro, lasciamo perdere la forma che ha assunto in altro tipo di ragionamento, ma il punto è che è stato trasformato in una funzione che ha necessitato un livello di urbanizzazione che ha stravolto il territorio nel contesto circostante. Fino ad oggi noi non avevamo delle garanzie, delle norme che ci riuscissero a mantenere inalterato o perlomeno compatibile con delle trasformazioni minime questa situazione qui. È vero o no? Perché ti dicevo anch'io, Jacopo, che tanti edifici che abbiamo visto in uno che però sono messi facilmente urbanizzabili vicino a strade, vicino che effettivamente si possono recuperare in una certa maniera e ampliare in una certa maniera, seguiti bene, possono venire fuori un'altra cosa. Non è detto che devono essere stravolti come è successo. Sì, ma questo... Siamo completamente d'accordo. Dopodiché ti dico, qui c'è una vita edilizia del fabbricato che gli è andata veramente molto male, nel senso che appunto da un conte è venuto fuori un contadino. E in più certo, è venuto ma fuori... su questo concordo anch'io, e nella posizione che aveva, nello stravolgimento che ha avuto. Però non è che guardando questo si può dire che tutti gli edifici che abbiamo lasciato in uno venivano fuori tutto questo gran casino, se si facevano... anche se si mettevano in due qualche edificio che abbiamo lasciato in uno, lasciamo perdere, qualcosa si poteva recuperare per benino con una fedele ricostruzione fatta per benino, erano edifici vicino a strade facilmente urbanizzabili e facilmente ampliabili per prima casa con una fedele ricostruzione controllata a modino. Ci sono degli edifici che secondo me ci potevano essere inseriti con un dovuto controllo, chiaramente non fatti in questa maniera qui, per carità di Dio. Su quello sono d'accordo anche io. Però si può fare su un livello che abbiamo cercato di ragionare su una possibilità di questo tipo, cioè dobbiamo cercare di ragionare su una possibilità di questo tipo a livello normativo. È difficile, è complesso, però diamocela questa possibilità, che tra l'altro è la migliore di tutti, perché garantisce chi ha osservato come chi non ha osservato, nel caso ci si arrivi a una formulazione che consente di aprire a queste cose. Guardiamo bene, sì, a livello normativo effettivamente se si riesce a far qualcosa su questi edifici. Però diciamo che la repressione, perché noi si può scrivere tutto, si può dire che il fabbricato è completamente abusivo, facciamo l'ordinanza, però quando c'è passata la ruspa il terreno non si ripristina più in collina specialmente. Questo è il problema grosso, perché la manovra sa benissimo che una strada abusiva si ordina il ripristino, ma non è più quello che c'era prima, perché c'era la roccia, ci sono passati con l'escavatore, che lo facciamo rimurare il pietrone. Ma, Roberto, scusa, quello che ti voglio dire. Cosa, questa strada qui è stata autorizzata? Non te lo so dire, Riccardo. So, ho capito, a me mi sembra, ma io non lo so. Ma ci sono anche tutti i permessi, Riccardo, non l'hai visti, ti ha fatto vedere tutti. Aspetta, io parlo della strada, Michela, non capito. Cioè, qual è il discorso? Che permessi della strada? Scusa, Michela, posso fare la domanda che mi pare a me? O devo fare le domande che ti interessa a te? Scusami. No, hai voglia di fare. Hai voglia di fare le domande che ti pare a te? E perché non ti tappo mica la bocca io? Avessi la facoltà di tappare la bocca alla gente? Sicura, fai le domande che ti pare. E parli te dopo parli te, scusa. Dico, è stata autorizzata questa strada qui? Io non credo, Riccardo, ma non sono in grado di essere precisa e certa. Andrebbe verificato. Appunto. Perché ascolta Riccardo, l'abitudine dei tecnici è sempre stata quella di non rappresentare mai gli interventi esterni. Quando rappresentano un fabbricato, va bene, un intervento sul fabbricato, si limitano alla rappresentazione del fabbricato. Io ho avuto tanti problemi con una nomea che mi sono fatta negli anni di rompiscatole, proprio perché invece io chiedevo documentazione fotografica completa e voi avete visto quanta
come la documentazione fotografica in genere è carente, rappresentazione delle sistemazioni esterne, e chiaramente questa cosa era, non era vista tanto in modo positivo dai tecnici. Quindi non ti posso garantire che le varie pratiche edilizie abbiano rappresentato gli interventi esterni. Nel caso specifico dovrei verificartelo. Ecco, ma infatti quello che volevo dire, Manolo, è proprio questo, no? Cioè, è servito e è stato necessario avere nei confronti di interventi che si inserivano in un contesto non urbanizzato una particolare sensibilità, perché altrimenti nelle norme, nelle condizioni, te avevi la possibilità di intervenire pesantemente, cambiando l'uso, modificando le caratteristiche dei fabbricati. Ecco, allora dico, se uno si mette a riparo da questo, no? E fa in modo il più possibile di prevedere delle condizioni che sono scritte, scusa se ti interrompo, Jacopo, sono nel regolamento edilizio che queste cose devono essere rappresentate. Gli elaboratori sono indicati nel regolamento edilizio, come li devi presentare. Ci è voluto anni per avere la documentazione fotografica con i punti di vista fotografici, perché neanche quello veniva messo. Ma no, capito? La faccio il lavoro tuo, hai ragione. Però, lo saprai se fai il mio lavoro, no? Sì, quanto è difficile poi, anche se le cose sono scritte, chiederle. Va bene, io direi che però... tutte queste riflessioni molto utili, ne facciamo tesoro, appunto, insomma, su un piano che ora non riguarda, diciamo, questo singolo edificio, no? Qui ora si tratta di dire se è un due o un recente. Io confermo, io onestamente, il parere dell'ufficio, io non mi smuovo. Cioè, qual è il parere dell'ufficio? Quello che c'è scritto non accolta. Che lo mantiene a due, quindi cioè, comunque quello. Come? Lo manteniamo in un due? Cioè, non è che non può fare ampliamento. No, però scusa, Emanuele, abbi pazienza. Io, ora bisogna che intervenga, perché ho una funzione anche di... Cioè, qui noi dobbiamo stabilire... Siccome l'urbanistica non è punitiva, ok? L'urbanistica è la classificazione corretta degli edifici. Quindi qui noi dobbiamo semplicemente dire se questo edificio ha subito un livello di trasformazione tale da essere... irriconoscibile il valore storico, allora in quel caso è un recente, oppure da essere ancora riconoscibile un valore storico. Quindi questo dobbiamo stabilire. Se è ancora riconoscibile un valore storico, mi ricordo che la parte ultima era uguale e riconducibile al valore storico, si è sempre detto. Anche sto dicendo questo, Riccardo, sto dicendo questo, sto dicendo che se è ancora riconoscibile un valore storico è da due. No, se quel valore storico non è riconoscibile, non è da due. Questo sto dicendo. Posso parlare? Riccardo, è finito Riccardo? No, posso? No. Se ho finito, no. Dopo, parla pure. Dopo no, no, vai pure. Scusate, io voglio dire che sono le 6:05 e dovremmo chiudere la commissione. Sì, c'è il problema degli uffici che devono uscire, tra l'altro oggi non era neanche giorno di rientro. Fate sintesi, commissari, di quello che dovete dire, se no ci ritorniamo la prossima volta. No, io di questa osservazione, permettetemi, non ne parlo più, è la quarta volta che la guardiamo, quindi prendiamo una decisione e poi si finisce con i lavori della commissione, perché non si può parlare mezz'ora, 40 minuti di un'osservazione la terza o la quarta volta e non prendo una decisione, Simone, dopo che abbiamo fatto la storia, io la decisione l'ho già presa. Simone, vedi che si è espresso, si scrivono anche gli altri commissari. La prima fotografia è quella che la Manola dice, dove rileva la preesistenza del fabbricato, seppur con condono, perché una parte poi dopo era stata condonata, e questa parte qui dove ora c'è la freccettina, questo è la preesistenza che la Manola sostiene per lasciarlo due. Rispetto ma io l'ho capito, Roberto, ma siccome... scusa Roberto, ma io l'ho capito, ma siccome questo edificio è stato assunto a simbolo di quello che non deve succedere e si è discusso per tre commissioni di quello che non deve succedere ed è ormai chiaro quello che non deve succedere, adesso però invece va data una risposta all'osservante. Siccome è la terza o quarta volta che lo guardiamo questo edificio, diamo una risposta, no? Questo sto dicendo io.
Quindi prendiamo atto che il livello di trasformazione, secondo l'ufficio, il livello di trasformazione che c'è stato qui è molto radicale e lo si vede soprattutto dal punto di vista del contesto paesaggistico, ma non radicale al punto, secondo l'ufficio, da non rinvenirsi più un elemento di valore che secondo l'ufficio c'è ancora, tant'è che l'ufficio propone che l'osservazione non venga accolta e che resti due. L'elemento di valore che l'ufficio ritiene ancora visibile è la parte in fondo del fabbricato, in fondo per chi guarda la fotografia, che diciamo così è un po' diversa dalla parte dall'origine, dal fabbricato originario, ma è ancora in parte riconoscibile il fabbricato originario. Questa, no, è l'istruttoria dell'ufficio. Esatto. Per cui esprimiamoci, Riccardo. Riccardo si è espresso, lui si riconosce nell'istruttoria dell'ufficio. Per me è un recente. Ok, Jacopo? Oddio, è difficile. Io in continuità con quello che c'è stato, che è stata una delle ultime osservazioni, quella su un fabbricato che era una pertinenza e poi è diventato un fabbricato autonomo, mi sembra che gli interventi siano assimilabili a quello. In quel caso si è dato che è un fabbricato recente. Ok, Alberto? Premesso che il danno è fatto, perché è tutto completamente stravolta la situazione, che non mi voglio dilungare troppo, ma per me è recente, poi si può giudicare o meno la tipologia di intervento, e io sono d'accordo con tutti voi, però questo è inutile, anche è recente questo qui, perché c'era una tettoia prima, di storico che c'era una tettoia, una parte in muratura, si è visto il PDC o il condono, una parte era muratura, l'altra era precaria, per me è recente. Va bene, quindi dai, questo è uno di quei casi in cui, ora non abbiamo votato, però segnatevi questa osservazione fra quelle nelle quali c'è insomma una diversità di opinioni, no? Ce ne siamo già segnate altre, non siamo nella fase del voto, però insomma mi sembra chiaro che ci sta che la commissione possa avere un'opinione diversa dall'ufficio, non c'è niente di male, però va segnata fra quelle dove al momento del voto bisogna, no, porci particolare attenzione perché probabilmente c'è una diversificazione, quindi Jacopo segnatela, ecco. Ha sentito anche il dirigente, si può chiudere la commissione, scusate, perché sennò dopo abbiamo dei problemi, intanto chiudiamo la commissione.